Oggi abbiamo un saluto speciale, no? Io lascerei subito, lasciamo subito la parola al dottor Barresi, che è il dirigente del nostro ufficio di ambito territoriale. Ecco, noi dirigenti lo conosciamo molto bene perché abbiamo molte occasioni per incrociarlo. Questa è anche un'ottima occasione per i docenti che sono impegnati in tante attività con la rete Europol e anche con la rete Verde. Grazie dottor Barresi di aver accettato il nostro invito e lascio la parola per un saluto. Ben trovati a chi vi vedo per la prima volta, a te se vi vedo sempre. Insomma, c'è stata già un'occasione in cui ci siamo visti con la rete e quest'anno siamo riusciti anche a dare una mano dal punto di vista dell'organizzazione. Mi sembra una cosa ben fatta, dal mio punto di vista, non per cui sempre faccio la scuola, quindi credo che anche voi docenti vi troverete bene a spendervi per questa rete. Anzi, spero, si diceva poc'anzi, in modo tale che anche questi dipendenti, che poi sono molto utilizzati anche nella scuola, potrebbero anche entrare. Io credo molto a quello che fate, vi trovate ben consapevole e anche fiducioso che facciate bene, perché sono più importanti. Tanto grazie, buon proseguimento, io sono al vostro piano, va bene? Grazie. Allora io direi anche un grazie al collega dirigente di Bosco che sostiene con grande ardore, vigore e pazienza sì, la rete che ha bisogno soprattutto del supporto e di un punto di riferimento. Grazie al collega, cui lascio la parola. Velocissimo perché siamo in ritardo, ci sono cose decisamente più importanti. Io vi do il benvenuto, sono contento che siate in tanti oggi, passate parola, parlavo prima col provveditore, abbiamo una fortuna noi, quest'anno abbiamo nella provincia di Verona 38, mi sembra, nuovi dirigenti scolastici. È un'occasione per dare veramente una nuova ripartenza alla nostra provincia, una nuova partenza anche alla regione Veneto come scuole. La scuola è sicuramente uno dei sistemi più articolati, più grandi di tutta la nazione italiana. Se noi pensiamo alla struttura della scuola, quant'è capitale, qual è il nostro bacino d'utenza, non c'è angolo d'Italia che sfugga a noi, con i nostri docenti, i nostri ragazzi, i nostri genitori. Perciò se noi pensiamo quanto possiamo essere influenti, ci tremano le vene ai polsi. È l'occasione, dico sempre, la rete, il polo europeo della conoscenza, ha come unico scopo quello di creare opportunità per i bambini, per gli insegnanti, per tutte le persone che ci credono, enti, associazioni che collaborano in questo tipo con questo gruppo. Tra l'altro è una rete, che sottolineo, libera e gratuita, perciò fatta da persone libere che creano anche amicizie e relazioni. Perciò credo che abbia tutte le premesse proprio per creare opportunità. Ci sono dirigenti nuovi, approfittate di loro, raccontatelo, qualcuno è presente, qualcuno su delega è qua, perciò non abbiate paura di condividere e raccontare proprio perché le opportunità ci sono. Bisogna coglierle, noi siamo al nostro servizio, lei ringraziava me, io posso solo che ringraziare Silvia Damila di SGA di Bosco Chiesa Nuova perché io faccio danni, lei li risolve, perciò il merito è veramente tanto suo. Perciò fate un applauso a lei, quando avete qualcuno da ringraziare, ringraziate lei. Grazie per la presenza e lascio la parola. Grazie, io ringrazio Mariangela che ci ospita sempre. Grazie. Tutti ospiteremo volentieri a Bosco, però credo che sia più comodo qua. Bosco è Bosco. Anche se ha una scuola bellissima adesso, e che è un'eccellenza, credo, davvero. Perché gran parte della formazione che avverrà quest'anno avverrà proprio qui in quest'aula. E noi la rete, stavo parlando delle reti che
Primedia era una rete di scuole e istituzioni educative che si occupava di media in prigione. Abbiamo visitato praticamente tutte le prigioni d'Europa, anche quelle più innovative dei paesi nordici, e abbiamo realizzato moltissime attività anche nella prigione qui a Verona, oltre che in altre prigioni d'Europa. Nel Q6 è stata la rete embrionale delle prime attività 0-6 anni legate al mondo dell'information technology. Si cercava quel tempo, sono passati ormai quasi 9 anni, si cercava il tempo di capire come poter entrare in quel mondo lì e quali potessero essere i vantaggi e gli svantaggi, cosa che poi adesso insomma, sappiamo bene cos'è. E l'ultima invece attiva è un network mondiale di scuole, e ve lo spiegheremo nel dettaglio dopo quando parleremo proprio del progetto ProSociale, ProSocial Value, che però nel network mondiale di scuole che si occupa dei valori prosociali. Valori prosociali, empatia, solidarietà, generosità, altruismo, preservazione dell'ambiente, attenzione agli altri, agli ultimi, eccetera, eccetera, eccetera. Quando diventano attivi, diventano concreti, diventano... E in questo network noi stiamo creando in 20 paesi del mondo praticamente una rete di scuole e insegnanti che sono proprio degli ambasciatori dei valori prosociali. Sul web c'è proprio una carta dei valori prosociali che una scuola che vuole entrare, e io se volete, siete interessati, potete tranquillamente farne parte, so che sono temi e valori che vengono promossi in tutte le scuole, possono entrare gratuitamente a farne parte. E lì entreranno in contatto con questo enorme circolo di scuole che promuove questi valori con tutte le attività. L'anno prossimo realizzeremo una settimana delle città invisibili. La settimana delle città visibili sono quei valori che non si vedono, ma che poi sono fondamentalmente la nostra società civile, sociale, umana, e se volete anche così, lo spirito che si muove all'interno della scuola. E, sì, qua ci sono ad esempio, se fossi interessati, adesso facciamo circolare, se qualche insegnante fosse interessato a ricevere informazioni su questo network, abbiamo preparato dei fogli che vi fate passare, potete scrivere la vostra mail, il vostro nome e cognome, eccetera, e dopo sarete contattati. Allora, noi abbiamo diverse collaborazioni e alcune sono importanti, dopo vi spiegheremo bene perché all'interno dei progetti. Abbiamo qui rappresentanza della Clementoni, SPA, Tamara Lapucci, che è qui con noi, e dopo vedrete cosa stiamo facendo insieme. Abbiamo collaborazioni con Cliss, vi saluta la Daniela Rocangeli, e dopo vedrete cosa stiamo pensando e realizzando per voi, con lei. Abbiamo una bellissima collaborazione, ormai, Regonato, Sandro, ormai non so, trentennale, quasi quant'altro tutte. Il logo che vedete è nato da un primo progetto europeo creato a Verona, Mangue Park e tante tinte con la Norvegia, con Annelisa Veloso, Alessandro Regonato, ex dirigenti che sono qui, che hanno partecipato. E qui rappresentata c'è la Cinzia Maggi, da qualche parte, che è in cima, dopo verrà a parlarvi di un'idea che abbiamo avuto insieme, molto bella, insieme a lei e a Renato Mozzo. C'è una collaborazione con la Fondazione La Città Invisibile, orchestra per Come Borsellino, che agisce nelle strade della Sicilia, togliendo i ragazzi dalla mafia, è diventata, tanto che è stata, sarà premiata al Global Forum di Dubai come un'eccellenza di fondazione. Dopo ve ne parleremo un po' più in dettaglio. Abbiamo una collaborazione con Piuper, un'organizzazione di volontariato delle Marche, vedrete cosa proporrà all'interno in collaborazione con la Clementoni per gli insegnanti. Questi sono comunque tutti partner della rete, dentro la rete, e però sono associazioni esterne, non sono scuole. Educa più è una PS e qui dovremmo avere, ecco, li abbiamo da Brescia, giusto? Ecco, vi parleremo poi di un'iniziativa di formazione che stiamo organizzando con loro sulla DHD. Questo credo siano velocemente le collaborazioni. Allora, cosa facciamo per le scuole? Questa è la cosa importante. Facciamo tante cose per le scuole gratuitamente. Prima di tutto noi crediamo nel promuovere la dimensione europea dell'educazione nelle scuole attraverso l'incontro con i partner, non virtuali, ma reali, attraverso progetti europei. L'altro giorno ho fatto circolare circa 100 proposte di progetti europei con titoli e ogni scuola è libera di scegliere un titolo, compilare il modulo che abbiamo inviato e mandarlo a Firat, a Met Firat, che è il nostro collaboratore turco con cui noi da anni collaboriamo e scriviamo progetti insieme. Aderendo in questo modo, nel momento in cui il progetto fosse approvato, la rete supporta le scuole
sperimentando tutti i consigli del caso, anche a livello di SGA, vedendo in tutte le forme, in modo da facilitare la scuola l'adesione e proseguo il progetto e non doversi preoccupare di alcuni aspetti a volte che sembrano così complessi, ma per noi che siamo in questo settore da anni sono un po' più semplici. Questa è una delle cose che facciamo. Poi anche li aiutiamo nella gestione del progetto stesso, perché i progetti di una scuola spesso diventano progetti ombrello. Coinvolgiamo più scuole nello stesso progetto in modo che li mettiamo, e anche enti esterni. Abbiamo qui anche, mi sembra, un editore del Miglio, dove sei? Eccolo qua, che il quale sta partecipando attivamente con un progetto di una scuola paritaria di Virgo Carmeli di Verona e sulla costruzione del libro. E quindi abbiamo collaborazioni sul tessuto sociale a 360 gradi. Poi cosa facciamo? Supportiamo gli insegnanti coordinatori spiegando quello che cosa vuol dire Learning Tool, come funziona il caricamento di dati online, quali sono le pratiche, piccole pratiche burocratiche. Sosteniamo eventi locali di disseminazione, li organizziamo. Un insegnante poco fa mi diceva: ma devo organizzare 3 workshop. La rete aiuta anche l'insegnante nello svolgimento di quelle che sono le attività all'interno del progetto. Adesso io darei la parola alle scuole che attraverso la rete hanno avuto dei progetti approvati. Sono progetti che abbiamo lavorato e abbiamo incentivato queste scuole a aderire a questi progetti e sono stati approvati. Quindi cominciamo in ordine sparso. Chi vuole venire per prima? Dai, la più vicina. Ti presenti e presenti il tuo progetto. Dove sei? Buongiorno a tutti, io sono Michela San Martino dell'Istituto Comprensivo Madonna di Campagna San Michele. Noi da anni collaboriamo e ringraziamo per questo la rete, perché siamo riusciti a portare avanti una serie di progetti. L'ultimo che abbiamo avuto approvato è proprio questo. Quest'anno? Sì, il progetto nuovo appunto che dovrà partire proprio ora sulla cittadinanza attiva e responsabile per gli studenti europei. Lo sfondo è l'inclusione sociale, lavoreremo ovviamente sulla cittadinanza, la consapevolezza, la democrazia, il dialogo sociale, la tolleranza, l'equità. Adesso questi sembrano obiettivi grandi, ma poi in realtà quando si sviluppano nelle attività delle scuole si riesce a renderli comprensibili anche a dei ragazzi, dei bambini. Noi siamo un istituto comprensivo e abbiamo visto che quelli che sono gli obiettivi che vedete scritti qui riusciamo a calarli anche nelle classi dei bambini piccoli, oltre al coinvolgimento di quelli che sono i ragazzi più grandi magari nelle attività che si svolgono durante i meeting all'estero. Quindi oltre ad aumentare la consapevolezza di essere cittadini europei, promuovere la cittadinanza attiva, essere responsabili nella creazione di un futuro più positivo per la propria comunità, lavoreremo anche sulla conoscenza diretta delle diversità culturali, perché, come diceva giustamente Stefano, è anche incontrando davvero gli altri da vicino che si riesce a conoscersi. Lavoreremo anche per una collaborazione con la comunità locale, che è sempre necessaria nelle situazioni di gestione scolastica normale, anche in quelle in cui magari incontriamo delle difficoltà. Le nostre scuole, le scuole che hanno aderito a questo progetto, sono tutte scuole molto simili, che hanno una forte presenza di alunni stranieri al loro interno e anche delle difficoltà sociali o sociali tutto possibile. Sì, arrivo, eccoli qua, sarò veloce. Quindi avremo, come dicevo, alunni dai 6 ai 14 anni, le scuole partecipanti, e per la nostra sono una scuola turca, una scuola rumena, una scuola che appartiene a questo gruppo che vedete del Regno Unito e la Polonia. E ci saranno tantissime attività per gli alunni e attività per i docenti. Ecco, le attività per i docenti saranno fondamentalmente di formazione, sia in presenza sia durante
corso del progetto. Le attività per i ragazzi saranno tante, avranno modo di sviluppare anche le loro competenze linguistiche e tecnologiche. Grazie Michela, da tanti anni che collabora con la rete in diversi progetti europei. Qualche altra scuola qui vicino, Virgo Carmelli, che hanno un bellissimo progetto. Esatto. Buonasera. Elisabetta Musca. Sì, io spero che non parta la musica. Ecco, vabbè, insomma, inizio a presentare il nostro progetto. Io mi chiamo Elisabetta Mosca e lavoro per una scuola primaria paritaria che si trova nella zona di Bolosina, Verona, e l'istituto è l'Istituto Virgo Carmelli. A noi è stato proposto questo meraviglioso progetto l'anno scorso, a novembre, proprio in questo, non a novembre, a settembre. E abbiamo, perché vanno da sole, perché c'era tutta la musica. Ma non importa. Allora, il progetto, come dice il titolo, è The Influence of Books ed è mira a promuovere proprio la lettura del libro come strumento molto potente di cui possono disporre gli studenti per sviluppare il loro pensiero critico. Nei vari meeting sono stati, abbiamo parlato di diversi generi letterari. E l'obiettivo, vedete, del progetto è questo. Naturalmente, come tutti i progetti europei, quello fondamentale è proprio l'abbattimento di tutti gli stereotipi e quindi anche la conoscenza di nuove culture. Questa è la parte, direi, più importante, quella che è stata molto evidente nei meeting e quello che ha dato anche una grande soddisfazione a noi insegnanti, a chi ha organizzato, ai genitori dei bambini e insomma di quelli che hanno partecipato al progetto. Il primo meeting è stato a novembre. Sì. Allora, il progetto partecipano queste. Posso mandare indietro? Allora, Italia, Romania, Lettonia, Germania. Sì, avanti. Ecco, il primo meeting è stato in Turchia. Vedete, io ho messo qualche immagine perché sono quelle che rappresentano al meglio la. Quello che abbiamo fatto. Nel primo meeting si decidono le cose principali del progetto, quindi si decide, si sceglie il logo, si decidono bene i ruoli, quindi chi fa ogni cosa. È molto importante quando partecipate ad un progetto come questo, subito definire bene i ruoli all'interno del progetto, quindi chi fa ogni, chi ha un compito specifico, per esempio chi si occupa del website, chi si occupa del twinning, cioè ognuno ha un suo ruolo. Vedete, questo invece è stato il meeting in Italia a febbraio, noi abbiamo presentato le avventure di Pinocchio, è piaciuto moltissimo e qui abbiamo creato proprio una sceneggiatura e abbiamo messo tutto questo in 7 giorni, abbiamo poi recitato sul palco, quindi messo in scena uno spettacolo finale. Questa è stata una parte molto importante del progetto, le famiglie italiane che hanno ospitato i bambini. Vedete, anche dire arrivederci è stato molto dura per le famiglie che hanno ospitato. Si è creato un legame fortissimo che ancora continua, ancora si scrivono, si sentono tra bambini. L'ultimo meeting è stato a maggio, non è stato l'ultimo del progetto, in Romania. Abbiamo portato 6 alunni, anche qui sono entrati in contatto con la cultura, le tradizioni. Abbiamo invece in questo caso composto un essay e abbiamo lavorato sul Philosophical Books. Non è stato semplice, ma è stato tutto ben gestito dagli insegnanti perché è calato proprio a livello dei bambini e ragazzi di età diverse, che andavano dalla quinta della scuola primaria fino alla terza della scuola media, secondaria, di primo grado. Ecco, è stato molto importante come progetto, insomma, noi siamo contenti. Adesso il prossimo meeting sarà in Lettonia a novembre e l'ultimo a marzo in Germania. Grazie.
Se per loro era il primo progetto europeo, per cui è stato un po' un salto nell'iperspazio all'inizio. Io chiamerei l'IC di Bosco Chiesanuova, che ne ha più di uno di progetti, perché ovviamente è la scuola che ospita la rete e quindi è quella che ha aderito con maggiore velocità e anche facilità ai progetti. Io sono Emanuela Scala e insegno inglese al C di Bosco Chiesanuova e presento la nuova collega che è entrata in ruolo quest'anno. Mi chiamo Flavia Bonomi e sono entrata al C di Bosco quest'anno come settembre. Avevo un entusiasmo per questo, sono nuovissima. Ecco, allora noi abbiamo avuto l'anno scorso due progetti. Adesso vediamo nelle slide un progetto Motivation 3 che coinvolge la scuola secondaria e i paesi coinvolti. Forse magari ha detta di tutto aggiungere un po' più, invece è stata veramente disponibilissima e le famiglie veramente si sono hanno fatto gara per riuscire ad avere un ragazzo in famiglia. E adesso, sempre per quanto riguarda questo progetto Motivation 3, da lì al 26 ottobre Flavia e un altro collega andranno in Polonia. L'altro progetto è Science and Kids, che coinvolge solamente insegnanti ed è riservato alla scuola primaria. E i paesi sono la Finlandia, la Romania, l'Italia e la Polonia. E anche per questo abbiamo fatto un primo meeting da noi, quindi di accoglienza. E adesso ci sarà un secondo meeting a novembre per quanto riguarda l'andare in Romania. Un altro progetto che è stato approvato quest'anno è una Limit, che riguarda veramente l'alimentazione, quindi tutto quello che concerne l'alimentazione. È stato approvato quest'anno e coinvolge Romania, Polonia, Portogallo e Italia. Avremo il meeting a novembre, dal 17 al 23 novembre, con tutta una serie di attività legate allo slow food, legate comunque alla cucina, al cibo, l'importanza del cibo e chiaramente la tematica che è ricchissima. Ecco, diciamo che l'esperienza è stata molto molto positiva. Le famiglie, i ragazzi sono entusiasti, sia quelli che sono destinati a muoversi, sia quelli che dovranno accogliere i nuovi ragazzi. E come diceva la collega, sono comunque rapporti, amicizie che perdurano, quindi i ragazzini si frequentano, si sentono ancora oggi. E non da ultimo, come insegnanti di lingua inglese, proprio la motivazione all'uso della lingua, questo è fondamentale, proprio perché è un input rilevantissimo. Ecco, non so se siete riusciti a vedere qualcosa, perché è chiaro, nelle varie settimane, oltre alle attività, alle presentazioni delle varie scuole, delle interessi, delle varie comunità, abbiamo fatto delle uscite
Venezia, Verona, chiaramente. E diciamo che anche da parte dei partner la soddisfazione è stata molto. Che è quello di quest'anno, e dicevo appunto che avremo il primo di finalmente. Grazie. Quest'ultimo progetto è inserito all'interno di un grande progetto Horizon 2020 di ricerca che si chiama Protein, è nato proprio da un'idea con l'insegnante Elena Fassarolo che ha appena avuto un bambino e abbiamo cercato, io perdono le scuole, coglierei l'occasione di avere qui il professor Barresi per presentare i progetti della rete che sono quei progetti che si vanno un po' a incuneare in quello che dicevano di prima con il lexico, che si chiamava un tempo provveditorato. La rete ha dei progetti appena approvati estremamente interessanti, ve li elencherò meglio dopo, li esporrò dopo, ma volevo che lui insomma partecipasse un po' a questo momento, visto che non può restare molto con noi. Allora, per la prima volta la Commissione europea ha deciso di sostenere la rete come istituzione in grado di cambiare le politiche, riformare le politiche educative. Ci ha approvato un progetto originalissimo, che è robotica contro il bullismo, e perché ha visto in questa idea la possibilità di promuovere una nuova possibilità per prevenire il bullismo nelle scuole. Questo progetto è un progetto molto grosso, che include 10 paesi europei, e ha come partner anche la Clementone S.p.A. e partecipa attivamente all'interno del progetto. E questo progetto realizzerà non solo un network di scuole europeo su questo tema, ma sarà sviluppato in tutte le scuole che vogliono parteciparvi, con gli strumenti, anche i robot inventati, non serve acquistare robot, si possono inventare delle macchine inutili, eccetera, ma con delle attività che noi abbiamo già sperimentato 2 anni fa, denunciato 2 anni fa, in una idea solo della rete che è stata sostenuta dalla Clementoni, e abbiamo formato 150 insegnanti grazie all'insegnante che ci ha fatto, una straordinaria formatrice, si chiama Sara Salardi, che io ringrazio sempre, che gratuitamente ci ha aiutato in otto incontri a formare 150 insegnanti a quello che lei ha sperimentato in classe, ha elaborato delle cose magnifiche per prevenire il bullismo. 150 insegnanti a livello nazionale che hanno lavorato e hanno caricato su un sito decine e decine di attività create dai bambini, con le modalità dei bambini, per prevenire il bullismo. E sono venute fuori delle idee straordinarie, che sono piaciute moltissimo alla Commissione europea, e ci ha finanziato più di 350.000 euro, cioè parli 700 milioni di lire. Io ci tengo a dirlo, perché quando si ragiona in lire si capisce anche il valore e l'importanza di alcuni sostegni che si ottengono dalla Commissione europea, che non sono pochi. Un tempo, quando si parlava di 700 milioni di lire, voleva dire una vita di lavoro. Vero, Donato? Non sono anziano come sei. No, lui non lo è, no. Anzi, più giovane di me, eccetera. E questo, eccolo qua, si chiama Robi questo progetto, e praticamente 11 partner, però 10 paesi rappresentati, e quasi tutti quelli più vicini a noi, e per alunni dai 5 ai 12 anni, e quindi ci sarà, credo, un impatto straordinario in tutte le scuole. Stiamo anche addirittura pensando di inventare noi un vero e proprio gioco robotico per prevenire il bullismo. Adesso abbiamo messo in piedi un team di lavoro che si metterà all'opera. Poi un altro, possiamo scorrere le attività dopo, un altro progetto ci è stato approvato, e io chiederei di venire qui Marco Scacchetti con me, che rappresenta un'organizzazione straordinaria, si chiama Favola Va, e dalla sua idea è nato questo bellissimo progetto che ci è stato approvato per la formazione degli adulti nelle scuole, nella scuola primaria. Praticamente Marco Scacchetti si è inventato questa cosa straordinaria con i suoi amici, ovviamente non è solo, sono in tanti qui, potete alzare la mano così vi vedono, ecco, sono 2 o 3 oggi, si è inventato, qua, eccola là, l'Elena, e praticamente si è inventato l'idea di creare delle favole e delle maschere in valigia, dentro delle valigie, e così belle, così straordinarie, e prestarle agli insegnanti, i genitori che volevano portarsele a casa e scambiarsele.
e lasciarle in biblioteca e diventassero patrimonio di tutti. Ci ha lavorato l'intera vita e forse questo è il sogno che ha sempre avuto. Ci siamo incontrati, la sua idea è bellissima, ve lo posso garantire, quando le vedrete restereste incantati. E noi abbiamo scritto un progetto su questo. Questo progetto ci è stato finanziato e quindi diventerà un progetto europeo. E l'idea è nata da unire i valori prosociali, che sono le lotte, se volete anche gli scioperi, l'impegno di un'intera generazione di persone, tra di voi ce ne sono molte, per ottenere quei diritti sociali che adesso un mondo globalizzato tenta di sradicare e omologare, se non cancellare. L'idea è quella, perché non trovare nelle favole questi diritti? Ci sono tante favole che nascondono in sé quasi dei segreti, sono, se volete, l'anima che ha portato alla nostra Costituzione, se volete, la prima, e tante altre cose, visto che si parla anche di insegnare la Costituzione italiana. E praticamente abbiamo pensato di far fare, insegnare agli insegnanti e alle persone adulte che vogliono imparare a fare queste favole in valigia, a crearle e poi andare nelle scuole e fare proprio, come dire, performare, sviluppare la favola con i bambini e con loro organizzare delle attività su questi valori sociali che sono all'interno delle favole. Non so se vuol dire qualcosa, c'è Marco che io ci tengo particolarmente, è un caro amico e credo che siano 40 anni di vita ormai che ci conosciamo. Eravamo amici all'università. Grazie, troppo generoso. Nel senso che questa è un'attività che ho iniziato tanti anni fa e pian pianino, diciamo che da 12 anni è diventata una cosa abbastanza perché da 12 anni tutti i martedì noi distribuiamo queste chiavi e valigie che contengono tutto quello che serve per fare uno spettacolo in casa. Sono strumenti che vorremmo che utilizzassero i genitori proprio perché ci sembrano, come dire, quelli più isolati, ecco, in questo momento. Quindi la scuola può essere un ponte perché qualcuno si riprenda, si rimpossessi di una cosa che è sempre stata nostra, che è quella proprio di riuscire a fare anche un gioco ma espressivo, un gioco empatico, quindi senza tante conferenze, provare, e quindi proviamo a dare questa cosa, un po' il discorso del medium e il messaggio, quindi è inutile star a parlare tanto di alternative alla cultura, diamo un qualche cosa che in sé facciamo un messaggio, e questo ho avuto la testimonianza, perché più di 1000 famiglie a Verona in 12 anni hanno preso questa valigia e mi hanno rivelato che hanno scoperto qualche cosa in se stessi e nel proprio modo di giocare con la famiglia. Quindi ecco, la scuola può essere importante perché, come diceva Stefano, identificare delle storie che parlino della comunità, dei progressi, delle conquiste della comunità, ma fermarle anche attraverso la narrazione. Cioè, la leggerezza della narrazione è la sostanza delle cose importanti del mondo. Quindi nei contenuti, che diciamo le chiavi sono sempre state, la testimonianza attraverso la scrittura orale, qualche cosa si vuole trasmettere al di là diciamo, del racconto in sé. Parlano attraverso l'inconscio, parlano, se una fiaba è diventata tutto rosso, non si sa chi l'ha inventata, però sappiamo che risolve delle ansie che i bambini hanno e quindi continuano a chiederla. È un po' il senso anche, se vogliamo parlare di qualche cosa legato alla ricerca teatrale, eccetera, dei grandi registi sono arrivati a identificare, per esempio, proprio l'influenza anonima come elemento da riportare nella realtà. Cioè, diamo queste valigie, diamo queste fiabe, sappiamo che prenderanno delle strade, saranno modificate, però lasceranno qualche cosa, e questo è un po' la scommessa, ecco. Lasceranno qualcosa partendo da un'elaborazione che noi possiamo fare insieme, per dire, tracciamo il cammino di partenza, vediamo dove queste cose si svilupperanno, ecco, senza fare il discorso troppo. Però, ecco, questo era un po' il senso. Noi abbiamo
adesso uno spazio qua a Borgo Nuovo, a casa della pace, dove diamo ancora queste valigie. No, ma poi coinvolgeremo le scuole, riceverete informazioni dettagliate su questo, chi vorrà aderire sarà benvenuto perché sono dei laboratori itineranti estremamente interessanti. E ci tenevo a dire che noi abbiamo un progetto europeo estremamente importante, si chiama Protein. Questo progetto europeo è basato sulla prevenzione dei disturbi alimentari e stiamo, io ho incontrato l'Associazione Italiana Pediatri e vogliamo realizzare un vero e proprio gioco su questo, da portare a un gioco non elettronico, ci saranno anche i giochi da computer per le scuole medie, ma un gioco da portare dentro le classi proprio su quali sono gli alimenti o i nutrienti che fanno bene e quelli che fanno meno bene e perché si possa promuovere una sana alimentazione sin dalla prima infanzia. Sì, è un progetto Horizon, è un progetto finanziato con 7 milioni e mezzo di euro che ha più di 20 partner europei, è un progetto che prevede tante cose anche per gli adulti e coinvolge in pieno praticamente tutte le università della terza età dell'Austria con il suo rappresentante che abbiamo qui, come si era uscito fuori, è regolato, è andato, è scomparso, è uscito. E praticamente Alessandro Rebonato è un ex dirigente scolastico, è responsabile delle università della terza età di tutto il Veneto e coinvolgerà tutti gli anziani anche con delle app, degli strumenti elettronici per andare a individuare qual è la giusta dieta o il giusto equilibrio tra gli alimenti e i nutrienti. Sono coinvolti genetisti, sono coinvolti esperti di ogni settore anche nel campo della ricerca. E io adesso però ritornerei velocemente alle scuole perché il professor Varese ha dovuto lasciarci ovviamente e quindi volevo presentare un po' due cose che mi ha fatto che insomma li presenterò anche personalmente e sono due progetti, questi nuovi progetti approvati. Abbiamo Nici Bardolino da qualche parte, dov'è la Esther? Ah no, la Fossale, Esther, chi vuole venire? Visto che è una nuova dirigente, fategli un applauso. Un discorso anche per te. Perché è una volontà di una rete, ha fatto il tirocinio presso la rete ed è quella che l'anno scorso ha fatto tutti i certificati che coloro i quali hanno partecipato ai corsi di formazione della rete hanno ricevuto. Lei dietro le quinte è state lì ore, ore, giorni, giorni, malgrado studiasse per il concorso e praticamente intanto come volontaria aiutava la rete e quindi siamo molto felici perché abbiamo una dirigente che ha collaborato con noi. Adesso sta bene. Grazie per questa presentazione. Allora io in realtà sono qui oggi come rete Tante Tinte e anche... Sì, perché quando mi avevi scritto ero Tante Tinte. E sono qui con la mia prima collaboratrice che appunto siamo dell'Istituto di Bardolino e ho ereditato dal mio collega Eugenio Canta e quindi dall'Istituto questi due progetti che adesso sono a metà del loro svolgimento. Per cui abbiamo già i ragazzi che partono domenica per la Slovenia, quindi capite l'emozione anche perché questi non sono io partecipate a progetti della rete, però come mobilità insegnanti. Per cui questo è il primo in cui vedo coinvolta con la mobilità anche dei ragazzi, però c'è un grande entusiasmo, una grande partecipazione anche da parte delle famiglie e un coinvolgimento che già è stato molto ampio nel primo anno di progetto. Allora è il primo PowerPoint. È un estratto della relazione che la coordinatrice dei progetti, che la professoressa Elena Maccari, che oggi non poteva essere qui, che aveva preparato per informare sul collegio. Allora, il primo progetto descritto è Responsibility for Environment, ha come tema proprio la sostenibilità e l'ambiente e gli obiettivi sono trasversali, in particolare hanno voluto sviluppare con i ragazzi le competenze di lingua inglese, ma anche il dialogo, il confronto, l'autostima, insomma. Il primo punto è che Gova, Bardolino e Alatrise, che è stato istituito su due comuni,
dal 17 dicembre del 2018, come vedete, ha coinvolto 300 persone tra studenti, insegnanti, famiglie, degli studenti hanno ospitato gli alunni degli altri paesi, paesi partner sono Slovenia, Grecia, Romania e Turchia. Hanno partecipato come studenti, il secondo gruppo si è tenuto in Grecia, presso la scuola primaria di Patrasso, e hanno partecipato 7 alunni del nostro istituto e 2 insegnanti. Il terzo meeting si è tenuto in Romania, e qui vedete hanno partecipato 8 alunni e 2 insegnanti. Vado un po' veloce sui numeri perché sono preso conto. Il secondo progetto invece che riguarda proprio lo sviluppo dello spirito di iniziativa e di intraprendenza attraverso il teatro ha coinvolto come paesi partner Spagna, Portogallo, Romania e Turchia. Quindi entrambi i progetti sono stati in questo momento. Il primo si è svolto in Turchia e ha coinvolto soltanto 3 insegnanti dell'istituto, non sono partiti anche i ragazzi, con lo scopo formativo per gli insegnanti. Il secondo invece, il 9 febbraio da Torino, ha coinvolto 24 alunni della scuola secondaria di primo grado e hanno ospitato i ragazzi dei primi partner. Come vedete sono qui, hanno realizzato il logo del progetto. Il terzo meeting invece si è svolto in Spagna, sono partiti 6 alunni con 3 insegnanti. E questi sono appunto gli appuntamenti che sono già stati sviluppati nell'anno scolastico precedente. Questi sono quelli che abbiamo davanti per la conclusione del progetto in questo anno. Quindi domenica partiranno per la Slovenia in realtà 9 alunni e 3 insegnanti, se non si può ne partiranno in più. In Turchia si concluderà il progetto però soltanto con gli insegnanti. E l'altro progetto che si sviluppa attraverso il teatro a novembre coinvolgerà in Romania, partiranno 8 alunni per insegnanti e si concluderà poi in Portogallo a maggio con 7 alunni e 3 insegnanti. Ecco, vuole aggiungere qualcosa? Io ho soltanto riportato, perché ancora non l'ho vissuto. Mi auguro insomma di poter anche in qualche modo partecipare. Peccato che il dirigente Eugenio Campara, che era è scappato. Io adesso chiamerei qui la Marini, prima di Rodrigo, l'insegnante Marini, che è di questa scuola e che non ha preparato PowerPoint, però ce l'hai una slide, benissimo. Intanto vedete là in fondo, nell'angolo, ci sono dei cartelloni, benvenuti in Italia, dei fiori, eccetera, sono i residui avanzati dell'ultimo incontro, perché le scuole poi si riempiono di tanto materiale che viene preparato per l'accoglienza durante il progetto. Questo è un progetto, ok, ovviamente il titolo rende molto l'idea, aumentare la motivazione per evitare l'abbandono scolastico, no? Questo è il nostro progetto, io sono la professoressa Marini, insegno qui a C6. Come nazionalità partecipanti ci sono Turchia, Romania, Bulgaria, Croazia e Italia. È un progetto ancora in atto. Si vedrà il prossimo viaggio lunedì. Siamo stati già in Romania, sono venuti in Italia in altre pagine e poi prossimamente insomma, abbiamo questo viaggio in Croazia, seguirà poi la Bulgaria e finiremo con la Turchia in maggio. Le finalità di questo progetto sono quelle di condividere le buone pratiche per motivare gli studenti. In ogni nazionalità stiamo condividendo come insegnanti, infatti il nostro progetto non coinvolge i ragazzi in maniera diretta. Come insegnanti stiamo condividendo appunto delle modalità per motivare gli studenti. E questo è partito con la Romania, in cui ci sono dei progetti che hanno a che fare con le danze popolari. Poi con la Croazia e la Turchia passeremo a vedere come questi progetti, queste buone pratiche si traducano
in sport, in motivare i ragazzi a partire dallo sport, e la Bulgaria invece ci coinvolgerà attraverso la musica. A noi italiani hanno chiesto la formazione, quindi quando sono venuti i partner qui attraverso varie voci, ho avuto l'occasione anche per ringraziare le tante ditte che ci hanno sostenuti molto per questa cosa, e siamo riusciti a formare un po' l'idea di inclusività che non è scontata nei paesi europei. Per quanto riguarda poi il senso del progetto, è quello di condividere i progetti, le strategie, tutte quelle modalità che aiutano i nostri ragazzi a stare bene a scuola e che li aiutano anche a sentirsi parte di un territorio, con le loro famiglie, insomma con la scuola, e anche con tutte quelle associazioni che li aiutano ad integrarsi, anche perché è un progetto che è focalizzato su tutti gli studenti per evitare la dispersione, ma soprattutto focus sui ragazzi rom, che sono quelli un po' più a rischio, come vediamo nelle nostre scuole. E l'altra parte delle finalità, del senso, è quello di riflettere insieme anche su come continuare questo percorso di motivazione affinché i ragazzi si sentano coinvolti nella loro diversità, in modo da vederli un po', mi piace pensare, come degli originali, non come delle fotocopie. Grazie. Questo è alle scuole senza zaino di Sicchirolo, provincia di Rovigo. Prego. Allora, buonasera a tutti, sono Sandra Moderato, sono un'insegnante di inglese in una scuola paritaria di Rovigo e mi sono trovata un po' per caso, devo ringraziare la mia ex dirigente, la dottoressa Granata, però devo dire che questo progetto ha portato una bella ventata di freschezza nella mia vita professionale. L'inglese alle stelle, perché tutti i giorni ci scriviamo giustamente con gli amici partners, per cui la lingua veicolare è l'inglese. E poi ho fatto anche una spolveratina al mio spagnolo prima di andare a meeting della spagnola. Adesso vedremo il mio progetto. Presenterò il mio progetto attraverso un piccolo video, poi se rimane qualche altra cosa ve la dico alla fine. Ah, non c'è l'audio. Allora, faccio io l'audio. Allora, il progetto si chiama I'm Happy With Myself, I Love My School, e nasce dal desiderio di trovare delle modalità per contrastare l'assenteismo scolastico e l'abbandono precoce. Vengono coinvolti i bambini in alcuni sottoprogetti, prima fra tutti è la creazione di una greenhouse, quindi anche i bambini a scuola vengono coinvolti in attività di cura, di semina, di coltivazione di piante, ortaggi e fiori. E poi un'attività di drammatizzazione e di giochi strategici. L'attività della greenhouse è stata veramente strepitosa, perché noi abbiamo indirizzato l'attività non solo ai bambini che dimostravano una carenza di self-confidence e self-esteem, ma abbiamo lavorato un po', abbiamo lavorato con tutti i bambini, con un gruppo misto di bambini. E vi dico che l'energia che si viveva in quei momenti, in cui i bambini lavoravano con la terra, seminavano, è stato veramente bello e molto disegnato. Noi abbiamo invece delle comodità che riguardano i nuovi insegnanti, e tra poco partiamo io e Renata per abbiamo un LTT Renata Del Monte, che è di VC di Colonia Veneta, giusto? E perché un progetto può anche collegarsi con altre scuole se c'è un interesse, eccetera. Quindi certo. Da Rovigo e Verona stanno collaborando perché insieme, no? Perché no, abbiamo anche collaborato con l'Anarchi. Per cui i nostri invece, quindi la nostra mobilità sono proprio viste come scambi di contratto, che è una modalità di insegnamento, di apprendimento, e abbiamo tanto da portare anche noi come scuola di Rovigo, essendo una scuola senza. E ringrazio anche Stefano per la pazienza, perché io
avete ascoltato, però ce l'abbiamo portato quasi. Siamo a metà del progetto, si chiuderà, i lavori si chiuderanno in Turchia a maggio, probabilmente. Grazie Sandra. Questo è un progetto diverso, non è un progetto scuola-scuola, è un progetto 201, un trasferimento di innovazione, quindi aveva qualche complessità in più rispetto ai piccoli progettini. Credo aver fatto tutte le scuole, non sbaglio, c'è ancora qualche scuola dimenticata. No, adesso io proseguirei saltando ai movimenti di scuole e dopo vi presentiamo, dopo seguiamo la scaletta, perché purtroppo si è tutto un po' sfalciato. Avete visto, noi stiamo lavorando sui network di scuole europee proprio per il cambiamento delle scuole. Quindi, se passi alla seconda slide, abbiamo un network Nova di Less, poi il foglio che gira, e poi troverete molto di più sul sito web che vi arriverà sui valori prosociali, prosocialvalues.org, eccetera. Devo andare avanti. E quello stiamo facendo nascere in collaborazione con dove andate? Samara, puoi venire qui gentilmente, la Clementoni S.p.A. ecco, e perché loro ve lo spiegherà lei, stiamo facendo nascere un network mondiale di scuole senza plastica, che non vuol dire eliminare completamente la plastica, ma vuol dire pensare a tutte le attività che possono essere inventate dai bambini come promozione dell'utilizzo di materiali sostituibili alla plastica. Quindi verranno messe in circolo tantissime attività fatte dai bambini di tutto il mondo, abbiamo dagli Stati Uniti all'India, dalla Norvegia alla Turchia, la Svizzera, Veneto e tanti altri paesi, e stiamo partendo adesso, praticamente con lo scambio di queste buone prassi. Sarà un movimento, non sarà né un network né un'organizzazione vera e propria, ma proprio una cosa molto fluida. Tutte le scuole che liberamente entreranno in questo blog, sito ben organizzato con le varie tematiche, dove potranno caricare le loro attività secondo dei format che stiamo predisponendo. Adesso vi passo a Tamara. Allora, grazie a tutti e grazie per averci accolti. Innanzitutto penserete perché un'azienda come la Clementoni è qua, soprattutto per presentare un progetto che si chiama Scuole senza plastica. In realtà la nostra azienda è un impegno che vorremmo portare avanti per il futuro. Quindi, come voi state lavorando, scambiando buone pratiche e cercando di lavorare proprio sul miglioramento di quello che sono, diciamo, le didattiche, le tecnologie di nuova, anche noi stiamo cercando di affrontare il cambiamento che ci viene imposto proprio da questa grande condizione sociale e culturale che sta coinvolgendo l'intero mondo. E noi sentiamo proprio l'esigenza di partecipare a questo cambiamento. E partiamo dal basso, ascoltando quelli che sono non solo i bisogni della scuola, ma soprattutto i bisogni dei bambini. E nei bisogni dei bambini c'è il bisogno di giochi, creare dei giochi che utilizzano degli approcci alternativi non solo alla conoscenza, ma anche i materiali che possono portare alla conoscenza, è una promessa che vorremmo mantenere. Quindi in questo senso stiamo proprio promuovendo all'interno dell'azienda la nascita di nuove linee in cui non si utilizza più solo la plastica, ma si possa ripensare proprio creativamente l'utilizzo di nuovi materiali. Quindi chiedo a voi, insegnanti, che siete proprio coinvolti tutti i giorni, bambini, di lavorare a questo progetto che vi ha appena presentato Stefano per darci anche dei suggerimenti, perché poi noi sappiamo molto bene quando lavoriamo con i bambini che i bambini sono anche il progetto del successo, perché effettivamente sono loro che ci danno le idee più importanti, che ci danno i suggerimenti. Noi cerchiamo costantemente di ascoltarli. Io faccio parte di un dipartimento all'interno dell'azienda che si chiama Dipartimento di Ricerca Avanzata. Ricerca avanzata non significa semplicemente ascoltare quello che il trend del mercato dice o dell'economia in generale. Ricerca avanzata significa anche riuscire ad ascoltare i bisogni primari dei bambini, perché noi facciamo prodotti per loro. E quindi mi sembra che possiamo condividere la stessa missione.
spero insomma di, che riusciremo ad essere all'altezza di, questa, di questo inizio d'avventura insieme. Io lavoro costantemente con gli insegnanti, con Sara, ma abbiamo dato via proprio tutto un progetto di robotica, di robot solo in plastica, però effettivamente volevo creare un qualcosa di alternativo, perché no? Quindi questa è una sfida per tutti. Ho ascoltato tantissimi bei progetti, che ha un libro filosofico. Sono delle cose meravigliose. Io sono qui per imparare con voi, l'azienda è qui con voi per cercare di cambiare le cose. Quindi spero che riuscite. Grazie. Se riusciamo a ottenere questo risultato con le frementoni, la rete è riuscita a muovere le montagne. Una cosa importante che secondo me è detto Stefano, che il cambiamento avviene dal basso, però ovviamente ci devono essere dei dirigenti che poi credono in questo cambiamento che può venire dal basso. È ovvio che anche i nostri dirigenti, ti assicuro che per riuscire a convincerli non è sempre facile. Io vi assicuro che da noi abbiamo una sensibilità del nostro direttore, che è Paolo Pimentoni, che non è qui con noi oggi, ma di nostro salute, e che è assolutamente una persona che ci crede sul serio, ed è il figlio di Mario Pimentoni, il fondatore dell'azienda. Quindi crediamo insomma di essere all'altezza di questa sfida. Fantastico, grazie. Grazie a lei e grazie alla Sara Salardi di CD Bussolengo che siamo entrati in contatto con Pimentoni, e vedrete nei progetti che adesso vi presenta anche Elena, che sono partner concreti, ufficiali, finanziati all'interno dei nostri progetti. E prima di far passare la parola alla Mili, volevo chiamare qua un nostro caro vecchio amico di Rodigo, che è Ivo Zabello, che era un insegnante, e noi dagli anni, non so da quanti anni ormai collaboriamo, da 99, ed è un volontario della rete e segue diversi progetti per la rete dedicati agli anziani o, se volete, alle persone da una certa età in su, e ogni anno lui entra in contatto con i partner e ha un progetto approvato. Quest'anno ne ha uno molto interessante che ci esporrà adesso, ed è un progetto della rete, solo che lo gestiscono come volontari. Grazie. Sì, è stato è la continuazione di un progetto che avevamo fatto insieme con più o meno lo stesso partenariato qualche anno fa, e solo che la coordinatrice spagnola ci ha chiesto di variare il consortium, diciamo. E allora, quando ha saputo che molti di noi volontari sono anche dentro al Polo Europeo della Conoscenza, ha detto: invece di candidarvi come CERCOGEM, cioè Comitato Gemellaggi di Cervegnano, provincia di Rovigo, vi candidate come Polo Europeo. E così abbiamo fatto. E quindi questo progetto che ha come, diciamo, argomento principale perno la classe capovolta, si direbbe in italiano, oppure la classe rovesciata, e come metodo di apprendimento e insegnamento, nel sommario del progetto la coordinatrice spiega molto bene che mentre esistono parecchi materiali, sia in italiano che in inglese che in spagnolo e in altre lingue, riguardanti la scuola primaria e la scuola secondaria, per l'educazione degli adulti non esiste quasi nulla di collaudato, già sperimentato, e quindi questo è il valore innovativo di questo progetto. Tentare, attraverso la creazione di 15 video con sottotitoli sia in inglese sia in tutte le lingue dei partner, che sono 10 partner di 9 paesi diversi, e col coinvolgimento ulteriore anche di soggetti con disabilità, e quindi ci saranno i sottotitoli nelle lingue nazionali, ci sarà l'audio, saranno creati dei video con dei sistemi ultra moderni, molto simili ai videogiochi, così mi hanno detto, e cioè tu puoi sceglierti all'inizio la lingua dei sottotitoli, e quindi la creazione è veramente complicata. Vabbè, durerà 3 anni. Io l'ho visto molto difficile all'inizio, però insomma Stefano ci ha fatto molto coraggio, e diciamo che dovremmo trovare una buona cooperazione. E i paesi sono la Spagna, che fa anche da coordinatrice. Avremo bisogno nel secondo anno e nel terzo di un'associazione di Verona, possibilmente, che si occupa di disabili,
per collaudare i materiali sia su piattaforma Moodle sia anche dal vivo con un tutoraggio in presenza. E, quindi manteniamoci in contatto permanente, chiaramente. Poi, non dico altro, insomma, il budget e tutto il resto è tenuto direttamente dalla sede centrale della nostra rete. Grazie. Grazie, Ivo. Sono tutti d'accordo. Adesso noi stravolgiamo un po' l'aspetto, invece di presentarvi tutta una fila di progetti in itinere che ha la rete e lo sposterei dopo, abbiamo nella nostra scaletta abbiamo messo delle nuove proposte iniziative. Chiamerei qui il dirigente scolastico Eugenio Campara, se volesse degnarci della sua attenzione. Perché? Perché alcune nuove iniziative che andiamo a proporre saranno delle iniziative che ricadono dentro e fuori l'Istituto Professionale Alberghiero di Stato Luigi Carnacina di Bardolino e di Valeggio. Eugenio, è anche il mio dirigente scolastico, quindi doppiamente. Allora, noi avete visto, abbiamo un progetto europeo, si chiama Propri. Questo progetto europeo ricadrà sulla scuola alberghiera a tanti livelli, tanti e importanti. Primo è che coinvolgerà ovviamente gli studenti della scuola alberghiera a ogni livello. E poi perché attraverso questo progetto noi sosteniamo delle iniziative in comune con l'istituto professionale. Il primo, e dopo ce ne parli brevemente, è ristorazione diversa, e quindi se ce lo accenni ai presenti, così capiscono di cos'è. Grazie a Stefano, grazie a Alessio, a rete. Un ruolo veramente importante. Noi siamo dentro la rete da anni, perché ho trovato già la nostra partecipazione del Carnacina, era già a tempo, e abbiamo cercato di ampliare la nostra partecipazione anche mettendoci a servizio della rete con le nostre competenze. E una delle nostre attività e delle nostre azioni più importanti è Ristorazione Diversa, che è nata 10 anni fa. Ed è un concorso per alunni diversamente abili di tutte le scuole alberghiere d'Italia. È nato come una piccola attività all'interno della regione del Veneto e poi si è allargata e adesso è diventato un appuntamento importante, molto sentito, molto partecipato, che trova spazio anche all'interno della comunicazione di settore degli alberghieri e della ristorazione. L'unico concorso, poi a questo concorso per alunni diversamente abili, che l'anno scorso ho visto anche la partecipazione di Alessio, che è venuta alla cena di gala, e ho potuto vedere con quanta passione, con quanto entusiasmo gli alunni appunto si mettono alla prova e partecipano. Ecco, questa è una cosa molto importante perché ci dà la possibilità anche di fare in modo che anche quegli alunni che in realtà sembrano avere meno capacità, in realtà anche loro poi possono arrivare attraverso l'insegnamento, attraverso l'apprendimento di competenza a livelli di preparazione che poi li preparano proprio ad entrare anche nel mondo del lavoro, che è la nostra funzione, sono una scuola professionale. E proprio in questa prospettiva abbiamo anche cercato di dare la nostra competenza appunto con il progetto Protein, non solo con docenti ma anche con i nostri alunni di quarta e quinta, che hanno una formazione specifica sul settore, l'alimentazione, delle allergie, delle intolleranze, spiegare come si può sensibilizzare su questo tema, come conoscere come all'interno dell'alimentazione, della preparazione dei cibi o dei pasti si possa intervenire. Facciamo parte anche in questo senso di un'attività con la protezione civile, perché abbiamo durante l'anno, durante questi anni, sviluppato una collaborazione sia con la protezione civile di Verona sia con la Federazione Italiana Cuochi, perché i nostri ragazzi sono formati per intervenire in situazioni di terremoto o di disastri naturali, proprio per favorire la, la,
l'alimentazione, sono andati appunto ad Amatrice, ad Apuli, ecco. E poi un'altra cosa importante, credo però che Stefano non voglia parlare prima di me, ma dopo di me. Grazie intanto a tutti. Ci sono altre iniziative che saranno spiegate dopo nella parte relativa a tutti i corsi di formazione che riguardano un po' da vicino, almeno riguardano gli insegnanti interessati a partecipare a questi corsi di formazione e che riguardano direttamente il settore professionale farmacino. Io chiamerei qui, dopo do la parola a Elena Mimbi, un caro amico che è un editore, quindi non è caro amico del video, che stiamo saltando nell'ambito della formazione, ma è una nuova proposta di iniziativa che nasce e che ci ha, e che ci regala fondamentalmente, si mette a disposizione per le scuole che ne faranno richiesta. Lui è il sostenitore, non l'inventore, di Inchiostro, l'hai presa Inchiostro, l'ha rivitalizzata e gestisce e collabora con tantissimi gruppi anche online, chat di giovani che lavorano sulla scrittura, fa incontri, eccetera. E quindi mi è sembrato giusto, quando mi ha proposto delle iniziative per le scuole, di dargli uno spazio all'interno della Grazie, grazie per l'ospitalità e buongiorno a tutti. Allora, 25 anni fa ho fondato una rivista che si chiama Inchiostro. Questa rivista era innovativa e all'epoca multimediale veniva chiamata, perché allora non c'era internet, e si basava sul fatto che il lettore scriveva dei racconti e la redazione sceglieva i migliori e li pubblicava. Era un meccanismo abbastanza semplice che continuiamo a portare avanti. Qualche anno fa, siccome ho detto, ma i ragazzi, abbiamo inventato Inchiostrino, che funziona allo stesso modo. E Inchiostrino è abbastanza, diciamo, interattivo con le scuole, perché spesso lanciamo dei concorsi, un concorso racconto fantasy, oppure l'alfabeto della legalità, e poi i racconti vengono pubblicati. Il meccanismo è lo stesso. E per cui mi è capitato di avere a che fare con diverse scuole. Per 7 anni abbiamo fatto un lungo progetto con le scuole superiori che si chiamava Spiriti Libri, durava tutto l'anno e era finalizzato a far partecipare gli studenti, soprattutto volontari in questo caso, a che cos'è il mondo dell'editoria, solo che invece di sentire lezioni teoriche abbiamo fatto un libro, abbiamo portato lì l'editor, li abbiamo portati in tipografia, abbiamo portato il Salone del Libro di Torino, in TV, abbiamo fatto tutto quello che si fa quando si fa un libro e sono usciti tantissimi libri con delle scuole superiori come il Boccioni Nani, il Messedaglia, gli Angeli e così via. Adesso stiamo portando ridimensionata questa esperienza anche nelle scuole medie. Abbiamo queste piccole esperienze che portiamo così in modo libero per chi lo desidera. E, diciamo, come nasce un libro è un po' una conferenza con il PowerPoint e i controlli dei ragazzi e spiega le varie fasi tra 2 ore e così via. Per la scrittura creativa invece facciamo dei laboratorietti di un'ora che naturalmente non sono comprensivi di tutto quello che è la tecnica di scrittura creativa, ma di solito trattiamo un argomento. Abbiamo testato il successo a Rimini quest'anno, al meeting, perché abbiamo realizzato addirittura un manualetto, che si chiama Manualetto di scrittura creativa per giovani lavoratori, e diciamo l'utenza è dai 10 ai 14 anni, e li abbiamo fatti tutti i laboratori da un'ora, 8, 10, anche 15 ragazzi, e affrontavamo un tema, il personaggio, come si costruisce, come si fa a farsi venire un'idea, oppure la trama, oppure se erano un po' più grandini anche il viaggio degli eroi, qualcosa di più complesso. Se vi va di vedere un po' come funziona, sabato e domenica siamo a San Giovanni di Patoto e facciamo 4 laboratori in piazza nell'ambito di Festivalettura, si chiama Festivalettura, e è gratuito ovviamente,
non so quanta gente verrà, comunque alle 11 e alle 3 di sabato e di domenica facciamo 4 laboratorietti. Ultimo invito che volevo farvi è un progetto a cui tengo moltissimo, perché abbiamo portato il progetto Spiriti Libri all'interno di una onlus che si chiama I Fantastici 15 Onlus, che si occupa dei ragazzi autistici. Quella che vi faccio vedere è la prima e l'unica rivista italiana scritta da ragazzi autistici, e con loro ci incontriamo ogni 15 giorni in biblioteca civica per un'ora e facciamo il giornale, e abbiamo anche realizzato dei libri. Ecco un altro invito: 4 novembre, lunedì ore 17, biblioteca civica, presenteremo il nuovo giornale con i racconti dei ragazzi ambientati in biblioteca civica. Basta, ho finito, vi lascio i biglietti qui sono di per maturare le iniziative di alcuni gruppi, per ricevere che tutti gli orari eccetera. Vorrei chiamare qui un rappresentante di Vicenza della Marcia per la Pace, che ha avuto la gentilezza di venire qui. Io faccio parte di questa chat online di organizzazioni che aderiscono a questa Marcia per la Pace, e la rete ha aderito a questa Marcia della Pace, quindi ho chiesto a lui di venire qui a presentare questa attività e di cosa farà. Un'attività che piacerebbe molto a alcuni nostri amici che presenti. Grazie Stefano e la rete di avermi invitato. Io insegno all'Istituto Superiore di Vicenza, all'Istituto Rossi, e è bellissimo essere qui. Uno immagina che ci siano veramente tante attività all'interno della scuola, ma se ne rende conto quando vengono raccontate una dietro l'altra, una dietro l'altra, no? E forse si potrebbe andare avanti giorni e giorni contattando altre reti. E questo. La cosa che mi ha colpito veramente tanto è stata la favola in valigia, no? Questa cosa qua mi intrigava parecchio, e avrei voluto aprire la valigia e starci dentro e cercare cosa c'è di interessante. E allora, aprendo la valigia oggi, vi propongo questa iniziativa, che è una marcia mondiale per la pace e la violenza, che è già stata fatta 10 anni fa, è stata promossa, ideata, pensata, in un momento penso dalla fantasia e la partita da Raffaele Della Rubbia, che con gli amici ha detto: ma perché non facciamo una marcia mondiale per la pace e la violenza? E insomma si è fatta già 10 anni fa e si ripete quest'anno. Parte il 2 di ottobre da Madrid. Sono qualche centinaia di internazionali, sono le persone che si fanno 5 continenti in 5 mesi, incontrando realtà più diverse, da quelle allegre a quelle che sono in situazioni complicate, dalle scuole alle comunità, dalle istituzioni alle associazioni, e in centinaia, forse migliaia di città in tutto il mondo si stanno attivando percorsi per accompagnare la marcia e poi accogliere i marciatori quando arriveranno. In Italia arriverà a febbraio, fine febbraio, entrerà da Trieste, poi farà Vicenza, Brescia, Milano, Torino per il nord, e invece da nord a sud con Bologna, Firenze, Roma, poi Napoli, Palermo, Trieste. Le iniziative sono tantissime, poi c'è un settore scuole specifico. Il gruppo promotore vorrebbe in questa seconda marcia premere, sottolineare sull'importanza dell'educazione, della formazione, no, dell'accompagnamento dei giovani a questi temi, alla soluzione creativa dei conflitti, alla convivialità, e quindi l'interesse a coinvolgere le scuole è alto, è prioritario. Che cosa si è fatto in Italia? C'è un gruppo promotore nazionale, poi c'è un gruppo particolare per le scuole. L'invito è questo che vedete qui, forse Stefano vi ha già girato, oppure non girerà prossimamente, non lo so, ovviamente. E cosa si tratta di fare? Per chi vuole, di aderire alla marcia, c'è un sito nel quale stiamo caricando via via le scuole italiane e internazionali mondiali che aderiscono alla marcia. Si può, sì. Una volta che si è aderito, ciascuna scuola può attivare i percorsi che ritiene più opportuni
all'interno della propria, del proprio istituto, e l'adesione può essere da un'adesione personale di un docente all'adesione del docente con la propria classe, e noi speriamo che ci sia invece proprio molti istituti scolastici, molte scuole che aderiscono complessivamente. Ciascuna scuola può attivare dei percorsi autonomi, ci sono anche però dei materiali che mettiamo a disposizione sul sito se si vogliono andare a spiare, se si vogliono aprire altre valigie e riutilizzare naturalmente. Poi a livello locale, il 2 di ottobre, per le scuole che hanno aderito e che riescono a farlo, c'è questo momento con la realizzazione di un simbolo umano fatto dagli studenti nelle proprie scuole, che poi viene condiviso nel sito internazionale, e un evento invece nazionale il 29 di febbraio, giusto? Il 29 di febbraio a Roma, con la possibilità anche di affiancare questa partecipazione a questo evento nazionale con una tipa di istruzione, un viaggio di istruzione per chi vuole. Direi che sopra ci sono volantini, continuiamo ad aprire valigie nuove che sono sempre interessanti. Grazie. Tra i valori prosociali, in primis c'è la pace ovviamente come rispetto per i popoli e come non risoluzione dei problemi mondiali, sapete che la guerra ne crea invece che risolvere i problemi. Adesso io vi racconto una cosa, nei miei viaggi, io sono laureato in russo, quindi ho girato la Russia, ho vissuto a Mosca, eccetera, negli ultimi anni abbiamo un protocollo di collaborazione con l'Università di Mosca, l'Università Pedagogica di Mosca, e abbiamo collaborato in diversi progetti con loro. A Mosca è nato un centro, si chiama Star Pro, un centro aperto per tutti, diurno, che è uno dei centri di educazione alla tecnologia, alla robotica, alle scienze, in modo alternativo. Pionza è la nostra. Io sono stato a vedere anche i campionati mondiali di robotica a Houston, 2 anni fa, eccetera. Però vi posso garantire che non ho mai visto un'attività così bella. E quindi stiamo cercando di organizzare per dirigenti scolastici e insegnanti che fossero interessati a partecipare per l'anno prossimo un viaggio a Mosca di circa 5 giorni per circa marzo, in visita a questo centro, dove ci sono tanti laboratori, anche per vedere qualcosa di alternativo e abbattere un po' di pregiudizi e stereotipi che io so benissimo che non sono veri. Vi lascio, posso garantirvi che quest'estate in Siberia non ci sono stati incendi, ma i giornali vi hanno riempito di pazzia. Io ero là, c'era con Elena Miglia, abbiamo fatto 3.000 km di steppa siberiana nell'area degli incendi, anzi c'erano le alluvioni, per cui non c'era nulla di questo. Per cui anche questo aiuta a conoscere altre culture, altri popoli e così a vedere il mondo da un'altra prospettiva e probabilmente evitare quanto vuoi. Detto questo, vi arriverà informazione online. Stiamo organizzando sempre con l'Istituto Professionale per l'Ero di Stato di Cicamacina un concorso nazionale per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Un concorso si chiama Pizza, Robotica e Inclusione. Sara, ci riusciamo quest'anno. È 2 anni che è in laboratorio questo progetto e ovviamente con uno sponsor d'eccezione che ci fornirà tutti i premi, che è la Clemento di S.P.A. e che si partirà adesso, riceverete l'avviso a breve, e si concluderà il 24 maggio presso l'Istituto Alberghiero di Stato Luigi Carnacina Bardolino con la vera pizza realizzata in collaborazione con gli studenti alberghieri. Cosa prevede? Questo prevede due parti, una prima fase di una preselezione entro febbraio delle idee più innovative e straordinarie attraverso video, PowerPoint, quello attività realizzate dagli alunni legate alla pizza, la robotica e l'inclusione, lasciando libero spazio alla loro creatività e fantasia. Ci ricordo perché il progetto sulla pizza che avevamo fatto tempo, tanti anni fa insieme. E poi i team selezionati, formati da 5 adulti, 6 team per l'infanzia, 6 team per la primaria e 6 team per la secondaria del primo ciclo, parteciperanno alla selezione finale, cioè vuol dire proprio la realizzazione, dove dovranno istruire gli alunni della scuola alberghiera, i loro compagni più grandi, a realizzare la loro pizza robotica inclusiva.
cosa ne verrà fuori, non lo so, ma so che questo è un progetto che piace molto a tante scuole, tanto che è stato un anno in cantiere e quest'anno riusciamo a realizzarlo, anche se ci sono ancora alcune cose da mettere a posto e sistemare. Riceverete informazioni anche per questo. Adesso io vorrei invitare qui un'associazione di Brescia che lavora in un ambito difficilissimo. Lavora con i bambini ADHD, con i bambini autistici, con i bambini sordi, eccetera, fa un lavoro straordinario. E insieme a loro vi proponiamo un'iniziativa che rientra nelle iniziative di formazione. Sto usando troppo la vostra pazienza, abbiamo ancora 20 minuti di presentazione, spero che non sia troppo, però, ma sono tantissime le cose che devo ancora presentare. Quindi chiamerei qui la Claudia, o chi per lei, la Claudia, EducaPiù, si chiama la tua associazione di Brescia, e che verrà qui a Verona, proprio in questo istituto, a realizzare un evento, un laboratorio per bambini ADHD. Innanzitutto grazie a Stefano e a Elena, che sempre ci sono stati vicini, soprattutto in questa fase di partenza. È un'iniziativa ovviamente, questo dell'associazione, quella di venire in aiuto e in supporto a quelle che possono essere delle iniziative della rete. Noi siamo già in partenariati anche con altre realtà che hanno creduto in questo che stiamo portando avanti come carisma della nostra associazione. EducaPiù, perché abbiamo scelto di intraprendere lo studio delle neuroscienze cognitive applicate all'educazione, non tanto dal punto di vista del metodo scientifico per il campo per il quale ci sono i neuroscienziati, ma proprio applicate all'educazione nell'azione, nel senso alla ricercazione, portando delle novità o delle attività anche dal punto di vista neuropsicologico e neurocognitivo che possa essere decantato all'interno delle attività scolastiche. Le mie colleghe sono insegnanti e quindi sono delle persone molto sensibili che hanno deciso proprio di è una associazione neonata, quindi stiamo profilando anche noi le nostre attività in questo momento, e il 5 di ottobre avremo la possibilità di presentare il nostro primo evento che si chiama proprio attività neuro psicoeducative, che sarà in diretto proprio agli insegnanti, anche ai genitori e alle persone che vorranno partecipare un po' per conoscere l'associazione, ma anche per vivere concretamente e attivamente, calare la realtà teorica alle abilità di tipo pratico. Quindi avremo la possibilità di proprio la nostra volontà è proprio quella di distinguerci aggiungendo valore e di farlo con amore, in modo tale proprio di portare questa condivisione, che è un altro di valore più sociale che sicuramente per noi è molto importante, e aggiungere anche valore a quello che possa essere la rete. Ecco, per noi è molto importante questo. Da quest'anno anche abbiamo avuto l'opportunità di collaborare con la scuola di Crema 2, che ci ha chiesto proprio la collaborazione, addirittura urgente, lungimirante. Quando ci sono dei dirigenti bravi, veramente si possono fare tante cose, e quindi anche non siamo a Brescia, abbiamo il collegamento con Crema 2, e per noi già è una cosa molto positiva, insieme alla collaborazione anche con Verona, che vedo che siete molto proprio bravi dal punto di vista della creazione di partecipazione di progetti che implicano tanta energia e buona volontà nel portare avanti. Ovviamente anche noi è tutto a livello di volontariato, vorremmo proprio crescere, iniziare a crescere in questo percorso insieme alla rete. Grazie Claudia. Quando linkeremo i corsi di formazione, vedrete quando ci sarà l'incontro con loro qui a Verona. Adesso, prima di passare la parola a Elena, volevo dirvi che l'anno scorso la rete ha formato più di 3.000 insegnanti. Le partecipazioni ai nostri incontri sono state oltre 3.000. Quindi alcune di queste si stanno arricchendo di altre iniziative che poi vi presenteremo nell'ultima fase. Adesso
la formazione si basa sia a livello locale italiano sia a livello europeo. Elena vi presenterà i progetti attivi, velocissimi, e dopo passiamo proprio alla formazione italiana e europea che porremo in essere quest'anno. Cerchiamo di andare velocissimi, questi sono progetti che sono al momento circa a metà del loro percorso di lavoro. Sono progetti di cui probabilmente avete già sentito parlare con le attività che abbiamo fatto, se seguite il blog, se avete le informazioni tramite il Google Group, se non vi arrivano iscrivetevi al Google Group, su WhatsApp, della ricevete modo sul sito orcole.org, vi avete tutti i nostri contatti in modo da essere informati. Sul sito ci sono anche informazioni più specifiche su questi progetti, o comunque ci contattate. Pro Social Value è un progetto che la rete coordina, da cui nasce la comunità di valori sociali contro la Validest, che abbiamo fatto girare la possibilità di iscriverci, ma di iscrivervi con la vostra scuola come ambasciatori dei valori sociali, quindi tolleranza, cooperazione, saper stare insieme, empatia, rispetto per gli altri, per l'ambiente, sono tutti valori che i bambini, i ragazzi di cui hanno fortemente bisogno. E questo progetto coinvolge 5 nazioni europee proprio per promuoverlo. Abbiamo fatto formazione a marzo, partiremo tra 2 settimane per l'ultimo corso di formazione in Lituania. Porteremo avanti la settimana dei valori più sociali, che è stata già annunciata, quindi faremo anche il Festival delle Città Invisibili. Che quindi vorrà essere proprio un evento europeo in cui tutte le scuole si uniscono in questa volontà di portare avanti un messaggio positivo e una speranza per il futuro attraverso le generazioni e i valori della convivenza, dello stare insieme e dell'empatia. ELUSI 612 è un progetto in collaborazione con la Clementoni S.P.A. e la professoressa Daniela Lucanci Granata. Creeremo un libro bianco sull'educazione 0-6 anni, quindi sarà un progetto di ricerca, di sperimentazione, di innovazione, uno dei progetti, diciamo, una punta di diamante tra i progetti che abbiamo in questo momento attivi, proprio per il valore di anche impatto politico nel cambiamento delle politiche nella primissima educazione che vogliamo avere con questo progetto. Quindi, sperimenteremo un metodo, una nuova metodologia studiata dall'Università di Padova e dagli altri partner, e quei risultati verranno poi pubblicati in un libro bianco per l'educazione. Boosting è un progetto sulla coding, robotica e insegnamento delle STEM dai 4 ai 7 anni, quindi iniziare già con i bambini piccoli a parlare in maniera multidisciplinare delle STEM. Partiremo con una sperimentazione, qui vorremmo coinvolgere gli insegnanti che sono interessati a sperimentare delle attività innovative e multidisciplinari per l'insegnamento delle STEM nella scuola primaria, ci possono contattare per portare avanti questa sperimentazione e un corso di formazione specifico che viene fatto online, quindi attraverso le tempistiche che gli insegnanti scelgono. Altri progetti sono, se sono, ad esempio, sulla disabilità, quindi vorrei la creazione di moduli di formazione che possono aiutare nelle situazioni di ospedalizzazione o nei momenti in cui gli studenti con disabilità non possono frequentare per lunghi periodi la scuola, quindi quando hanno un'educazione a casa. Si vuole creare un database, una serie di risorse educative a disposizione degli insegnanti che si occupano di questo. In particolare il polo, vogliamo sviluppare una serie di incontri magari con gli insegnanti per formarli anche quello che è la relazione con l'alunno con disabilità o con come poter creare una relazione educativa anche quando ci si trova in situazioni di scuola in ospedale o di scuola a casa. Innova Room è un progetto di innovazione delle aule. Sento molto la difficoltà, parlando con gli insegnanti delle aule, fisica, la difficoltà di organizzare fisicamente gli spazi. Questo progetto vuole rispondere a questi bisogni.
cercando di dare delle idee per rinnovare le aule stesse o anche utilizzare delle metodologie didattiche innovative che possano stravolgere quella che è la lezione frontale, di cui era possiamo continuare anche la lezione frontale con gli alunni. Quindi questo progetto raccoglie delle buone prassi, delle idee da tutta Europa, dalle università, dalle architetture, dalle scuole, per poter modificare e migliorare la possibilità di usare all'interno delle classi. Ci sarà dal 4 all'8 novembre un corso di formazione ospitato qui dal Ciclo Bosco. Chiunque volesse partecipare ci faccia sapere, abbiamo informazione da parte dell'Università di Architettura e di Educazione della formazione dell'Università di Cipro e alcune dei corsi verranno fatti proprio da noi sulle nostre buone prassi. La tradizione dell'arco, particolarissimo progetto di inclusione dei disabili attraverso l'arco tradizionale. Quindi il tiro con l'arco tradizionale è usato come momento di socializzazione e di inclusione degli adulti e dei giovani con disabilità. Ci sarà un corso di formazione a Budapest dal 23 novembre al 2 dicembre. Stiamo cercando i partecipanti, quindi sarà un corso in cui verranno insegnate le tecniche di tiro con l'arco tradizionale e le modalità di insegnarlo ai disabili. Con questo progetto organizzeremo una giornata proprio di inclusione, probabilmente in prima maniera, in cui si presenteranno appunto il tiro con l'arco tradizionale e per le persone disabili. Grazie. Ovviamente per qualsiasi informazione sapete dove trovarci. Però sappiate che questi progetti sono progetti finanziati, la maggior parte sono coordinati da noi e chiunque, qualunque istituzione, qualunque insegnante può parteciparvi, basta che ce lo dica, noi troveremo modo di condividere gli spazi. La rete ha proprio questo scopo, non è un progetto che ci teniamo per noi e poi tutti i risultati li facciamo ricadere su di voi, saranno la formazione successiva che riceverete. Tutte le competenze che gli insegnanti, i partecipanti, e lo vedrete adesso, perché adesso chiamo un insegnante a presentare una sua esperienza diretta a Lisbona all'interno di un progetto europeo che poi lei farà ricadere, abbiamo qui il suo nuovo dirigente scolastico ovviamente di DC di Colonia Veneta e quindi chiamo la Renata velocemente a presentare la sua attività e la sua esperienza all'interno di un progetto a Lisbona. Tra l'altro un'esperienza fantastica, abbiamo visitato una scuola, una delle più belle che abbia mai visto al mondo, una scuola per poveri dove si insegna la musica dai 0 ai 33 anni, solo musica con tutti gli strumenti basata sull'affettività. Non c'è nessun altro parametro, una cosa che abbiamo pianto dal primo momento in cui abbiamo visto questa scuola all'ultimo momento in cui siamo usciti. È stata un'esperienza toccante, vero? Grazie, chiesto di presentare velocissimamente, io ho preparato semplicemente due slide. Il viaggio 9-12 giugno 2019, Lisbona, Portogallo, e siamo arrivati il 9 sera, il 10 era la festa nazionale del Porto di Lisbona, per cui la visita alla città turistica, ho messo solo alcuni momenti giusto per fare l'idea di quello che abbiamo visto, che questa era solo una parte. Cosa ho fatto? Qui ho messo i tre momenti della giornata proprio interessante, il giorno in cui ci aspettavano il digeste che è il provveditorato. La prima foto proprio con l'insegna c'era la delegazione della Turchia, Cuba di Portogallo e l'Italia. Qui manca Giulia che era presente con noi, eravamo quattro. Loro hanno messo lì giusto per dare l'importanza del momento perché siamo stati accolti da Cristina Pessoa, esatto, Cristina Pessoa che era proprio la responsabile e che è la signora al centro della seconda immagine, vestita di nero, a sinistra e a destra invece le due responsabili del settore inclusione e intercultura. Ci hanno spiegato come funziona la scuola in Portogallo, col 5% di migrantes, e lì ci siamo soffermati anche sul termine migrantes perché per noi sembrava un errore
e invece se l'hanno più spiegato, lo sportello che esiste a livello ministeriale dove assistono, aiutano anche i clandestini senza nessuna denuncia, senza altro, per cui veramente è stato molto molto interessante l'accoglienza, le spiegazioni e tutto. Il pranzo insieme con le varie delegazioni e il pomeriggio abbiamo fatto la visita in una scuola pubblica, una scuola secondaria professionale, dove è previsto il teatro come proprio ora scolastica. E lì c'è una breve immagine di un momento di una scena teatrale in cui c'era il morto che non voleva morire, voleva portarsi dietro la moglie, l'amante, il prete che beneficio, cioè veramente esilarante al massimo, una cosa incredibile, e bravissimi veramente. Questa è la statale, invece il conservatorio di cui parlava Stefano insegna, lì siamo tutti fuori nella foto, era giusto per dare il momento solenne, fatto con dei prefabbricati colorati in una zona collinare dove vengono accolti, raccolti i bambini, i ragazzi di varie età, tolti dalla strada, dalla droga, da situazioni importanti, familiari e così via. E la direttrice si è definita direttrice didattica, insieme al marito e al fratello che gestiscono queste strutture, si autogestiscono con un bar, si fanno le pulizie, quindi c'è un movimento di gente avanti e indietro tutte le ore. E i ragazzi che poi accedono al conservatorio statale hanno un successo del 100%, vengono tutti accolti. E c'era anche Cristina Pessoa del Ministero che con dei fondi elargisce un attimo questa struttura privata. Un momento delle varie strutture dove hanno fatto dei piccoli concerti, una cosa da brividi veramente, e l'abbiamo chiamato un po' viaggio delle emozioni. Io ero all'ultimo incontro, che era il quinto di questo progetto, è veramente incredibile. Nei vari progetti, nei vari incontri. Bene, arriviamo alla formazione. Adesso arriva il momento più forte, vai avanti con i corsi, prosegui. Robotica educativa contro il bullismo e oltre. E qui ospiti del Virgo Carmeli abbiamo tutta una serie di incontri, grazie anche a andata via la Sara Salardi, a Giulia Martellini, eccetera. Sarà l'introduzione alla robot, robot e strumenti, la pedagogia dei modelli, primi approcci, organizzazione di gruppi e modalità. Non ci sono limiti al mondo della fantasia, le macchine inutili ma utilissime, è un modello di apprendimento attraverso la robotica. Ah, questo è per ovviamente prescolastica, primaria, secondaria e primo grado. I robot e giochi materiali disponibili, altri robot e altre realtà, la robotica e le altre materie, soprattutto insegnare l'inglese, la storia, la matematica, ma anche la geografia con l'utilizzo di questi strumenti estremamente allettanti, che sono strumenti che non costano praticamente nulla, a volte si inventano proprio, si costruiscono da questo. Costruisci la tua attività robotica, la storia la facciamo noi, qui la costruzione della storia, ovviamente anche per la prevenzione del bullismo. Attività robotica contro il bullismo, simulazione di esempi, questo è all'interno del nostro progetto ROBI. Andiamo avanti. Comunicazione tra insegnanti e famiglie, e qui praticamente. Grazie, allora abbiamo avuto durante il viaggio a Lisbona con Renata, adesso ricordo tutto, tantissime le cose, abbiamo avuto l'idea di coinvolgere la rete Tante Tinte, c'è un grande bisogno di formazione dell'intercultura in questo momento, soprattutto in un momento in cui questa onda di xenofobia, razzismo e non so come chiamarlo, stupidità, sta dilagando e sta coinvolgendo, si è come tornati indietro di 30 anni quando nasceva Tante Tinte e operava. Allora, siccome abbiamo la fortuna di cooperare con la Cinzia Maggi e una rappresentante della rete Tante Tinte, abbiamo pensato di lanciare questa idea e quindi di organizzare due momenti di formazione. Vuoi dirlo tu? Vuoi parlare? Cinzia, vuoi venire qui? No? Insomma, velocemente. Due momenti di formazione per le scuole che ne fanno richiesta, cioè qui, saranno a Verano qua, e sono di 2 ore e mezza d'uno con... Sì, ma parlatene voi che è meglio che siete gli esperti. Allora, grazie a Stefano per l'opportunità che ci ha dato, soprattutto il finanziamento e quindi anche al dirigente di Cosa Nuova. Allora, diciamo che la rete da sempre lavora sull'aspetto della mediazione di
culturale per capirsi con le famiglie. Infatti, noi, i miei collaboratori, con la nostra dirigente, uno dei pensieri che facciamo è proprio quello di riuscire a dare come servizio quello della mediazione. È uno strumento incredibile ed è fondamentale per mettere in relazione la scuola e la famiglia. È uno strumento per l'accoglienza, ma soprattutto anche per creare inclusione a scuola. È anche vero però che al di là degli aspetti dell'accoglienza, dei colloqui che abbiamo fatto con le famiglie, è importante che anche la scuola possa conoscere effettivamente le culture. Per cui il 7 e il 13 novembre noi abbiamo pensato quello. Con Renata, che è consulente di sportello della zona di San Bonifacio Colonia Veneta e quindi raduna le scuole del primo e del secondo ciclo, abbiamo fatto questo pensiero. E come hai fatto? Questo bel lavoro l'abbiamo fatto assieme. Sì, allora, il 7 e 13 novembre la formazione sarà qui, sarà aperta a tutti gli istituti che aderiscono per la rete. E ci saranno i mediatori linguistici culturali che proprio opereranno nell'attivo della formazione spiegando come funziona la scuola del loro paese. Allora, il 7 novembre avremo i mediatori per la Cina e l'India e invece il 13 per il Marocco e l'est europeo, esatto. Per cui abbiamo suddiviso, ci sarà un'ora per tipologia e uno spazio di domande. E questo nasce soprattutto dal fatto che io l'ho anche scritto nella mia relazione. Spesso mi viene detto, ma il mediatore non ha tradotto quello che ho detto. Quindi credo che da questa domanda si capisca tutto. E abbiamo valutato questo progetto, che dopo progetto. Sì, il secondo progetto è che non abbiamo inserito. Sì, ma non è importante, spieghiamo, tanto riceveremo tutto via Google Group e con la modalità di iscrizione online. E il secondo progetto invece è l'accoglienza alle scuole che lo richiedono di organizzare presso alcune scuole delle giornate per le famiglie di bambini immigrati perché partecipino alla scuola e vedano come funziona la nostra scuola. Com'è? Sì, sì, è aperto a tutto ovviamente, non è, però è solo una giornata in cui parteciperanno alle vere e proprie lezioni con i loro bambini per vedere come funziona la scuola, perché questo abbatterebbe tantissime idee precostituite che hanno della scuola nel loro paese e non capiscono come funziona la nostra. E quindi riceverete materiale, adesso qui ve lo riceviamo perché sono più di 40 le iniziative di formazione, riceverete materiale ben dettagliato, potrete leggerlo, presentarlo ovviamente alla dirigente e aderire a questa iniziativa promossa dalla rete Francesca. Passiamo oltre. Allora, chiamiamo qui Chiara, grazie, che viene da Reggio Emilia. Chiara è una psicoterapeuta, no? Psicologa, perdonami, che ho conosciuto a un convegno di pediatri a Siracusa e ho sentito il suo metodo l'ho ascoltata e ho sentito anche le testimonianze del suo metodo per guarire le balbuzie. E ha detto che è una cosa che non abbiamo mai affrontato e ci capitano dei bambini balbuzienti talvolta nelle scuole, quindi la lascio parlare. Grazie. Intanto buonasera a tutti, grazie Stefano per questa opportunità. Sicuramente molti di voi hanno avuto a che fare con bambini con disfluenze, bambini con balbuzie delle prove, ragazzi con balbuzie. Magari vi siete trovati di fronte a persone che ride di no, che allungavano. Oppure con tipologie di balbuzie più fisiche e quindi tu magari c'era la difficoltà per poter far uscire quel pensiero, oppure quelle più nascoste, domani vado al mare che diventa domani vado in spiaggia e che magari alle interrogazioni si ritrovano a allora domani sì, allora prof, ecco, allora volevo dire che sì, allora sì, domani vado sì. Sì, allora, praticamente semplicemente perché sentono quella M di mare inceppata e magari vengono spesso scambiate per persone insicure, che non hanno studiato abbastanza, che non sono abbastanza fiduciose di sé per poter usare. In realtà la balbuzie ha dei meccanismi interni che sono alquanto importanti da comprendere, diciamo così, perché spesso si pensa che la balbuzie sia una
disfluenza, una difficoltà collegata alla parte meccanica della parola, della lingua, della respirazione, di quant'altro. In realtà quello che non si sa sempre è che è semplicemente una vocina che la persona balbuziente sente nella propria mente. Molto simile a sto parlando e parlo all'estero di me, adesso che figura, sì, intanto però sorridi, perché sennò quelli individuano che è qualcosa di strano, sì, renditi partecipe, così almeno la rete sociale rimane intatta, sì, dai, sempre interessato, però sì, aspetta, stai zitto, no, perché questo può succedere che meglio che stai zitto. Quindi hai costantemente delle maschere addosso ed è essenziale comprenderlo. Il primo modulo di questo tipo di formazione sarà il 23 di ottobre e sarà proprio farvi comprendere cosa sente una persona che balbetta. Siamo fondamentalmente certi che per poter aiutare veramente qualcuno devi prima entrare nella sua pancia, devi prima percepire veramente quello che gli sente. E questo sicuramente è lo scopo di questo primo modulo. E quando lui sente, la persona sente quella lettera inceppata, ecco che deve trovare delle strategie, le più modeste, le più nascoste. Dopodiché andiamo sul secondo modulo per darvi ancora più strumenti, nel senso che per me è fondamentale che voi impariate, o già lo fate, ma con una persona balbuziente magari più complesso, comprendere davvero su che livello di emozione vi sia in quel momento per poterlo gestire al meglio, per poter far sì che lui possa esprimersi. Tenete presente che io sono una persona con balbuzie, ho iniziato a balbettare quando avevo 3 anni, la scuola per me è stato un disastro, ho avuto veramente molte difficoltà, ho tentato tutte le metodologie possibili per risolvere la mia balbuzie, ma non mi hanno dato risultati, nel senso che erano tutte metodiche che mi aiutavano ad ansia medio-bassa, ma all'interrogazione non riuscivo ad applicare quello che invece avevo allenato a casa per ore e ore. Quindi ho dovuto comprendere che a un certo punto dovevo sbloccare il pensiero, non tanto allenarmi sulla respirazione o sull'addolcimento o sull'attacco dolce o su qualsiasi altra cosa sia. Devo togliere il pensiero del blocco dalla mia mente per poter parlare in maniera fluida. Quindi a un certo punto Psicodizione nasce nel 2004 ed è una metodologia che negli anni ha già aiutato più di 5.000 persone e in Italia insomma siamo conosciuti, lavoriamo sicuramente con bambini dai 6 anni in su fino agli 80 anni. Ma lavoriamo anche in modalità prescolare, per cui dobbiamo lavorare a quel punto su dare strumenti ai genitori per i bimbi con 2, 3, 4, 5 anni, perché loro in casa attraverso il gioco possono risolvere e rimodellare il modo di parlare del bimbo senza che lui se ne accorga. E quindi c'è un mondo da scoprire. Ascoltare una signora che ha raccontato la storia di suo figlio in una settimana è guarito dalla balbuzia, grazie, guarito, ha compensato, ha trovato le strategie e grazie a Chiara, e allora ho pensato di invitarla qui. Lei generosamente citerà 2 workshop gratuiti per insegnanti e sono delle competenze straordinarie, questa trasmissione di competenze davvero può aiutare tanti insegnanti ad affrontare dei problemi in classe non indifferenti. Quindi divulgate questa iniziativa perché è un'opportunità davvero, grazie Chiara, è un piacere. Siamo conosciuti a Siracusa, vi lascio immaginare, insomma, che piacere anche questo. Poi con Patrizia Granata, che fa parte di Arcangeli, è un ex dirigente delle scuole senza zaino, è una grande ricercatrice, ho assistito a una lezione che ha tenuto sui giochi, lo sviluppo del cervello dei bambini alla Clementoni circa 20 giorni fa e ho pensato di invitarla qui a Verona, oggi non è potuta venire, a tenere un corso di formazione di 2 date proprio sullo sviluppo del bambino e gli strumenti giochi didattici, quello che accade nel cervello e quali giochi e come questi giochi fanno crescere il cervello del bambino oppure no. Ed è stato molto interessante fare l'analisi dei giochi della Clementoni, poi dicevo questo è sbagliato, questo è giusto, spiegandolo da vera professionista, entrando in quei particolari che non ci sono libri che lo spiegano, ma solo un'esperienza e anni e anni di ricerca. Quindi lei sarà qui a Verona in 2 date, 20 maggio e 27 maggio, un po' più avanti perché non avevo altri posti nel calendario, per posso garantire. Proseguiamo, la valigia e le scoperte matematiche. Su grande richiesta anche di questa scuola e soprattutto di tutti gli amici di Serafino Caloi, questo insegnante di Badia Calavera che pur non insegnando matematica si inventa delle strategie bellissime per insegnare la matematica ai bambini facendoli divertire. Molti di voi hanno già partecipato dei suoi workshop e sono sempre gremiti. Io gli ho chiesto di venire a tenere 3 corsi di formazione
fare matematica giocando dall'infanzia alla primaria, sono tutti aperti per scuola primaria, secondaria e primo grado, costruire il concetto di numero con la scuola primaria, secondaria e primo grado. Lui fra l'altro ha una percentuale di gifted, di bambini di talento in matematica straordinaria, e insomma non a caso ovviamente, e chi ha paura delle prove falsi. Questa è una frase provocatoria, ma c'è tantissimo dentro. Posso garantire che lui ha affrontato questo tema in modo, con la simpatia che ha Serafino, che sembra, insomma, io l'avevo intitolato la matematica del clown, perché lui sa fare clown in classe, sa divertire, e i bambini sono molto felici di apprendere la matematica. Andiamo avanti. DSA, DSA altro, Maragazzi. Maragazzi è stata qui quest'anno a parlare del potenziamento delle memorie a breve termine nei bambini, soprattutto bambini con difficoltà. Su grande richiesta dei 150 partecipanti che abbiamo avuto, l'anno scorso è stato a pagamento, quest'anno i costi li sosterrà la rete. Quindi l'abbiamo invitata a 4 incontri, leggere le diagnosi degli specialisti per i disturbi di difficoltà relazionale di apprendimento. Questi sono temi che sono stati richiesti proprio dagli insegnanti dirigenti che hanno partecipato. Correlazione tra diagnosi, disturbo e relativa difficoltà, ambito estremamente complesso questo. Approfondimenti sugli strumenti, sulla base delle diagnosi con esempi pratici, e poi le simulazioni, in modo da poi poter verificare. Vedete che distribuirà tantissimo materiale, a volte già online, l'anno scorso, distribuirà tantissimo materiale che poi servirà alla simulazione in classe e poi con un feedback diretto da svilupparsi all'ultimo incontro. Andiamo avanti. Formazione per nuovi dirigenti, ne abbiamo qua un paio. Abbiamo pensato a loro quest'anno, abbiamo pensato di chiedere a due persone di grande esperienza, come Donato De Silvestri, che adesso è andato via, ma che è un ex dirigente scolastico innovativo, aveva creato la prima scuola web 2 di Chiesa Nuova, ed è stato uno dei dirigenti scolastici più aperti anche ai progetti europei, all'innovazione in qualsiasi ambito. E poi alla Mariangela Persona, che conosco personalmente da quando era un insegnante ancora, non so, 30 anni fa più o meno. E sono due dirigenti, una ex dirigente e una dirigente, che hanno una bellissima esperienza da trasmettere ai nuovi dirigenti dell'area veronese. Allora, il primo è un trasferimento di buone prassi, cioè si parte dalle esperienze di questi mesi, partirà da gennaio più o meno, le date ve le comunicheremo, le comunicheremo ai 39 dirigenti scolastici nuovi, ma se qualche insegnante volesse proprio partecipare, non è una cosa chiusa. Le buone prassi vuol dire l'esperienza, i problemi che hanno già incontrato, e vedere quali sono le strategie che sono già state trovate per la risoluzione di questi problemi, le soluzioni ai problemi relazionali, il rapporto con gli insegnanti, con le famiglie, innovazione scolastica, didattica e relazioni, e l'ultimo incontro lo terrò io, ovviamente, sull'Europa e la formazione dei docenti. Ecco, saranno tutta una serie, un ciclo di 6 incontri, e si svilupperanno qui, in quest'anno. Vai avanti, grazie. Mise Plus e Cucina, adesso qui ritorno in gioco l'Istituto Professionale Alberghiero di Stato Luigi Carnacina, dirigente lassù, ho avuto un'idea. Spesso noi consideriamo gli istituti professionali come scuole di serie B. Io sono stato un insegnante di cucina per tanti anni, a Valeggio sul Lince, vi posso garantire che le regole, la disciplina e soprattutto l'arte che c'è all'interno della scuola alberghiera va molto al di là di quello che si conosce all'esterno. Allora ho pensato, perché non organizzare dei corsi di formazione per insegnanti su proprio l'arte della ristorazione, dalla biscotteria, panetteria, sino alla mise en place più originale e straordinaria. Lasciate perdere i vari programmi televisivi che le qualificano anche l'istruzione, che sono ovviamente delle costruzioni di altro tipo. Allora organizzeremo le date saranno divulgate a breve, però si svolgeranno sicuramente a febbraio e novembre, e due incontri, uno ovviamente dedicato alla sala e uno alla cucina, saranno alternati, pratici, concreti, e qualsiasi insegnante della rete può parteciparvi gratuitamente, e sarà un'esperienza bellissima per voi entrare in una scuola alberghiera, eccetera. Saranno fatti in orario extrascolastico, quindi dalle 16.30 fino alle 18.30-19 dentro la scuola alberghiera. E in ultimo, all'interno di questo, non so se è il secondo, no,
Abbiamo pensato, all'interno del progetto Protein, di invogliare tre ragazzi e un insegnante di scienze dell'alimentazione delle classi quarte o quinte, adesso vedremo, a prepararsi per andare nelle scuole che ne facciano richiesta, quindi scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, andare nelle scuole a parlare della sana alimentazione. Quindi riceverete una possibilità di candidarvi e poterli avere in gruppi di tre, quindi divisi anche in diverse classi, per parlare dal punto di vista di chi prepara poi le cose, oggettivamente le trasforma, le manipola, e parlarvi della sana alimentazione, raggiungendo due obiettivi. Il primo è quello di apprendere per poi trasmettere dei contenuti. Il secondo per far capire che in realtà legato a questa prevenzione dei disturbi alimentari, che è fondamentale, perché educarli nella prima infanzia vuol dire risolvere tanti problemi nella vita successiva, fargli acquisire una certa consapevolezza, utilizzando l'apprendimento cooperativo, l'educazione tra i pari, non facendo più noi gli insegnanti, i trasferitori di conoscenze, ma lasciando che il dialogo interagisca tra di loro. Quindi riceverete un invito e ovviamente quando esauriremo i posti alle scuole rimanderemo un po' più avanti, perché non è che possono mandare gli alunni costantemente in giro per tutte le scuole di Verona, sapete, sono un po' tante, eccetera. Però io ringrazio Eugenio Campari, dirigente, per aver aderito a questa, se volete, bella anche originale idea di formazione. Poi ecco, si chiama Mangiare bene per stare bene, l'abbiamo intitolato in questo modo. Vai avanti. Allora, Elena Milli è una collaboratrice della rete ma anche una psicoterapeuta, e io ho pensato, in base alle sue esperienze, a quello che abbiamo potuto acquisire all'interno dei progetti europei in questi anni, di spiegare. Io sono dislessico e l'idea è venuta questa: far spiegare il mondo visto dai dislessici, come vede la realtà un dislessico. Io quando ho imparato il russo mi sono arrabbiato in russo, ancora adesso i caratteri si muovono. L'alfabeto cirillico per me è una nave che va, e quando vedo il corsivo io rinuncio in partenza, non riesco a leggere il corsivo e non ci riuscirò mai. Ai miei tempi non era riconosciuta la dislessia, quindi ho avuto tantissimi problemi alle scuole elementari, medie e superiori. Al superiore ho detto: sei negato per le lingue straniere, mentre in realtà ho compensato con una memoria abbastanza di ferro. Perché ho compensato, non c'erano gli strumenti dispensativi e compensativi, ma adesso. Però il mondo dei dislessici, da visto da di dentro e da di fuori, visto da una psicoterapeuta, può essere un approccio estremamente interessante per gli insegnanti. Poi abbiamo, adesso io chiamerei qui due insegnanti che hanno fortemente lottato per avere questo momento di formazione, sono andati a incontrare professori, sono andati a corsi, hanno seguito tutto, quindi prego, alzatevi, vi presentate voti o non voti, niente Tomesi, Mara Franchini, Maria, ma lei aspetta Mara. Sì, in realtà, bellissime presentazioni, veramente meravigliose. Dunque, noi in realtà siamo in una fase di lavoro in corso, quindi in realtà non la segniamo proprio ora, una raccolta di materiale partita già quest'estate che ci porterà a un percorso, a una valutazione formativa da affiancare alla pagella di tutti i quadrimestri che siamo portati a sottoporre l'attenzione delle nostre famiglie, fatta in voti numerici, perché crediamo che il voto francamente non sia proprio il massimo a livello formativo, specialmente per il primario. Se vuoi aggiungere qualcosa, aggiungere. È una ricerca ancora adesso in corso e abbiamo tanto materiale, e noi vorremmo sperimentare questa possibilità di valutare proprio gli altri bambini e speriamo di riuscirci e anche magari di fare rete e unirsi insieme per poter combattere questa cosa. No, l'iniziativa nasce anche dal fatto che con Daniele Locangeli un anno e mezzo fa, due anni fa, siamo stati a Roma in un liceo che ha abolito i voti, ha completamente abolito i voti, un liceo classico. E allora ne ho parlato con Annise, che è originaria di Roma, si è andata anche a vedere questo liceo, e anche Daniele Locangeli è rimasta estremamente colpita e piacevolmente colpita, perché ci sono tanti altri metodi di valutazione che vanno al di là del voto. Hanno contattato il professor De Vito,
Giulio De Vivo, e che adesso la data che vi abbiamo attribuito, vediamo se può venire anche lui insieme a voi, quindi voi porterete la vostra esperienza, ma lui porterà anche il punto di vista accademico su questa iniziativa. Quindi sarà estremamente interessante vedere quale approccio può esistere in una scuola senza voti, non senza zaino, ma senza voti. Grazie, Agnese, grazie. Allora, Claudio Gomez, l'abbiamo già presentata prima, terrà questo corso sulla DHD, 22 aprile, qui, e loro lavorano con bambini a DHD e hanno una bellissima esperienza. Poi la scuola dei tempi visibili, Michele Visentini. Qui non so se ci sono, chi è che mi ha contattato per Michele Visentini, ancora la Renata. Michele Visentini, adesso ve lo presenta lei velocemente, ma è un personaggio straordinario, quindi lascio la parola a lei. Sì. Allora, Michele Visentini è un dirigente dell'Istituto Superiore di Padova, è laureato in filosofia, counselor professionale, ha proprio il diploma e tiene formazioni anche nella provincia di Verona. Io l'ho conosciuto con il metodo MindLab, perché lui è proprio formatore MindLab. È una persona veramente molto competente e preparata, che vive la scuola da dirigente, da direttore, e con le sue competenze riesce veramente a trasmettere al pubblico che assiste alle sue formazioni ciò che gli viene chiesto. E la sua formazione dopo non finisce nel momento dei saluti, ma si riesce a portarla avanti nei giorni seguenti e applicarla proprio nella vita scolastica quotidianamente, quindi è veramente molto valido come formatore. Grazie. Il titolo viene da un insegnante della Sardegna, la quale ha pensato bene che la scuola che noi tradizionalmente conosciamo è quella che consegna dei contenuti e chiede immediatamente dei riscontri. La scuola dei minuti invisibili è quella che non chiede immediatamente dei riscontri, ma che crea i cittadini del futuro, praticamente. Quindi è una prospettiva dell'insegnante verso l'alunno completamente diversa, è quella dove l'interrogazione in realtà cambia e si trasforma, e lui ha sviluppato un bellissimo approccio anche nella relazione tra scuola e famiglie, ovviamente, perché quando cambi qualcosa devi anche cambiare qualcosa di là. E bene, adesso prima di passare alla formazione europea abbastanza breve, vorrei chiamare qui un caro amico, Tarcisio, prego, vieni. È un amico anche questo di lunghissima data, di quando eravamo giovani, e lui era impegnato su tanti fronti, anche per la pace e tanti metodi. E sì, per la battaglia, Tarcisio è proprio davvero un carissimo amico. Io lo chiamo il grande saggio, eh sì, perché ha tantissime esperienze di vita e ha fatto parte dei balconi per la pace, ha fatto tantissime iniziative legate ai lavori, eccetera. La rete, ho chiesto a lui e a altre persone, e lo apro anche a voi, a chi volesse farne parte, di creare un gruppo di saggi, di persone che vogliono lavorare su un manifesto etico della rete. Perché è importante che ogni istituzione si caratterizzi per qualcosa di importante nella società e diventi il suo manifesto. Ho già alcune persone molto preparate che vogliono farne parte, ma chiunque di voi volesse partecipare con Tarcisio, vero? Volentieri. Ecco, di creare un gruppo di lavoro che studi, analizzi la rete e insieme a noi realizzi quello che sarà poi un manifesto etico, cioè vuol dire come la rete si muoverà quando non ci sarò più io, probabilmente, o ci sarà qualcun altro, perché questa rete l'ho creata più di 25 anni fa e ho intenzione che continui, non che si esaurisca con la mia presenza, ma grazie alle persone che continuano a sostenerci. E quindi sia un po' le linee guida, possa essere come il binario da seguire per il futuro. E quindi ci tenevo a presentarvi anche Tarcisio, che è davvero un caro amico, e lui ha studiato anche un metodo, come si chiama il metodo socio-economico? Una nuova teoria socio-economica che include anche aspetti sociali, educativi, economici soprattutto, innovativi. Ma sopra, a fronte di questo, c'ha dei valori fondanti che sono neo-umanistici, umanistici profondi in qualche maniera. Pensate solamente che uno dei principi fondanti di questa teoria è la garanzia a tutti delle minime necessità per vivere senza esclusione, oggi non è così, che le risorse di questo universo sono la proprietà comune di tutti gli esseri umani, quindi una visione universale
che può dare inizio, diciamo, a una autostrada di sviluppo di noi. Quindi valori fondanti solidi. Grazie. Grazie. Lucio Prout, se cercate su internet trovate molto materiale, ma lui è tanti anni che lo propone e ho pensato proprio di coinvolgere lui e la Sonia Barison, che è stata una delle fondatrici della rete, che era una dirigente dell'assessorato all'amministrazione della Regione Veneto negli anni 90, il primo finanziamento che ha ricevuto la rete, ed altre persone. Quindi è aperta a chiunque voglia partecipare e crescere anche in questo progetto interno della rete. Vai con la formazione europea, velocemente. Professor Salvaglio, vai Elena, questi 5 minuti poi. Quindi, velocemente, la formazione europea coinvolge quindi gli insegnanti con i vari progetti. Abbiamo, come dicevo, la partenza di 4 insegnanti per la Lituania l'8 ottobre per la seconda parte della formazione di Professor Salvaglio. In Nova Room, come ha detto, qui vicino, Costa Chiesa Nuova. Se volete partecipare è aperto. Esatto, è aperto. Io ho segnalato 3 partecipanti, ma quanti volete. Abbiamo lezione mattina e pomeriggio, quindi anche nei pomeriggi potete raggiungerci a voi. La tradizione dell'arco, quindi dal 23 novembre al 2 dicembre a Budapest, 5 partecipanti, chi lavora con la disabilità, chi è interessato, chi è affascinato da questo tipo di progetto. E Edubis 112, avremo 6 partecipanti, quindi la formazione per i metodi nella primissima infanzia, 0-6 anni, a Valladolid in Spagna. Sì, il primo meeting è fondamentalmente per le persone che poi nei 4 paesi vanno ad applicare nelle scuole il metodo comparativo, perché dobbiamo dimostrare scientificamente che quanto sta studiando Danilo Arcangeli e Patrizia Granata nella scuola B612, a B612 è l'asteroide del piccolo principe, per capirci, non è stato scelto, ed è una scuola basata sulle emozioni, dire, fare, baciare, tutte le forme espressive, tutte le forme, partendo dal Montessori in poi, del fare e baciare, tutte le forme emozionali, 0-6 anni. Stiamo scrivendo un libro bianco su questo, che saranno le linee guida europee. L'ultimo è stato scritto nell'87 da Eric Cresson, ministro dell'istruzione europea, e quindi la Commissione europea ci ha dato un incarico non indifferente. E il secondo corso di formazione invece c'è, quando sarà il secondo? Chiedo che si chiede 12 più avanti, sarà invece aperto, un po' più aperto. Tenete presente che poi il Daniele Locangeli e Patrizia organizzeremo insieme a loro dei corsi di formazione anche locali su questo momento. Andiamo avanti. Conferenze internazionali. Allora, educazione principi alla crescita. Allora, stiamo organizzando come rete con Daniele Lucanci, Ernesto Fuggio, e ci sarò anch'io il 23 marzo a Genova all'Auditorium Circolo Nautico. Un incontro che sarà aperto a tutti quelli che vorranno partecipare. Manderemo informazioni a Genova purtroppo, ma perché ce l'hanno richiesto da Genova. La rete è nazionale, non è locale. E ci sarà. Noi avremo uno spazio di presentazione dei nostri progetti al Congresso Nazionale del CNIS, che è l'associazione di insegnanti e psicologi per difficoltà d'apprendimento, con a capo Daniele Lucangeli, a Padova il 3-4 aprile. E siccome il CNIS è partner della rete, noi promuoviamo anche questo evento, che però sarà un evento che potrà essere, che è sostenuto con i bonus degli insegnanti, quindi avrà un costo, e che prevede l'iscrizione al CNIS. Però, siccome ci teniamo a divulgare questo evento e noi ci saremo, è parte integrante anche della nostra attività. Sto organizzando, e spero di riuscirci l'anno prossimo invece, a Verona, la nascita dell'io e la coscienza dei bambini. Ho conosciuto Gianfranco Tajana poco tempo fa a Siracusa, al congresso del CNIS, sono andato, che è un embriologo, è una persona che ha studiato la formazione del cervello, una persona straordinaria. Vi farò vedere un suo video, lo caricherò sul sito, perché mi ha lasciato davvero, mi ha sorpreso. Lui ha detto: vengo a Verona gratuitamente per te quando vuoi. Non so, io sono fortunato, mi credono, forse i miei occhi esprimono il mio entusiasmo, non so. Però, e allora ho pensato di farlo venire da solo, era un po' sprecato, allora di organizzare un evento, organizzeremo un evento di un giorno completo con Daniele Orcaggio e Ernesto Buggio su questo tema, che è un tema estremamente importante. E poi, solidarietà? No, carità. Allora, dal 19 al 23 maggio
Abbiamo invitato Barresi, abbiamo invitato anche la Cena d'Augusto che ci ha detto che ci darà la sua disponibilità. Stiamo organizzando a Valladolid in Spagna come conclusione di due progetti europei. Un nostro progetto che è ProSocial Value e Bootskin insieme. Una settimana che sarà straordinaria in 5 città spagnole. Andremo a organizzare degli eventi con la conclusione con un grande concerto con cantautori di tutta Europa che si chiuderà a Valladolid. E sarà una conferenza mondiale sull'educazione prosociale. Sono stati invitati tanti personaggi importanti, Pepe Mujica, eccetera, eccetera, eccetera. E lo stiamo organizzando adesso, il programma sarà disponibile. Poi se qualcuno volesse partecipare, là possiamo aiutarli con trovare gli spazi che costano meno, eccetera. Non possiamo sostenere più di tanto voli, possiamo portare 7 persone, già il nostro team e ovviamente i relatori, perché Daniele Lucaggio e Ernesto Burcio saranno là anche loro, quindi li sosteniamo noi tra i partecipanti nostri. Ecco, poi io penso alla direttore. Perché queste sono tante idee che sono uscite proprio dagli insegnanti che sono qui. Mi spiace che siate pochi, io ho 146.